E ancora un grande abbraccio a Clara Mondonico e un pensiero a Emiliano. Buona serata a tutti. Davvero il grasso sulla sezione media del tronco, dovresti eseguire centinaia di massacranti sit-up per gli addominali anteriori, di crunch con torsione per quegli obliqui e montagne di esercizi per la schiena. Chi ne ha il tempo? Ti presentiamo ABS Round Pro di Gymfo, il rivoluzionario attrezzo di fitness con la tecnologia EMS per un'azione su tutto il tronco, in modo da perdere centimetri nel giro vita più in fretta che mai. Ti garantiamo che puoi perdere fino a 5 kg in appena 2 settimane, ma soprattutto con ABS Round Pro ti basteranno solo 10 minuti al giorno. Lo puoi indossare sotto i vestiti e dedicarti ad altro mentre ti alleni. Guarda, per allenare i muscoli del tronco ci vorrebbero 6 diversi tipi di esercizi e centinaia di ripetizioni. Le prime cinture con tecnologia EMS agivano solo sulla parte anteriore degli addominali, mentre ABS Round Pro fa lavorare tutto il tronco. Gli addominali anteriori, quelli obliqui e la schiena, senza trascurare i muscoli più interni, per migliorare la postura e contribuire a eliminare il mal di schiena. Grazie alla tecnologia EMS ti alleni proprio come con gli esercizi addominali, ma più velocemente. Infatti ABS Round Pro è clinicamente testato per produrre fino a 10 contrazioni al secondo. Sono 600 contrazioni al minuto. Potrai dire addio al grasso dell'intero giro vita più velocemente che mai. Effettivamente, la termologia dimostra che ABS Round Pro agisce su tutto il tronco, bruciando i grassi più velocemente rispetto ai normali crunch. Con ABS Round Pro ho perso quasi 10 kg e 63 cm. Mi sento davvero benissimo. Per la prima volta nella mia vita ho la tartaruga. ABS Round Pro ha 6 programmi per superare la barriera del plateau con 99 livelli di intensità ognuno, quindi è perfetto per ogni livello di fitness. Uno studio eseguito per 8 settimane ha dimostrato che il 100% dei partecipanti ha migliorato drasticamente la propria zona addominale ed è diminuito di taglia. Immagina di poter perdere centimetri ovunque, in qualsiasi momento. I trattamenti professionali sono costosi e non dispongono di sinergia circolare. Quindi perché sforzarsi con tutti questi esercizi? Gymforms ABS Round Pro fa lavorare all'istante l'intero tronco in pochi minuti al giorno. Adesso può essere tuo per il modico prezzo che vedi sullo schermo. ABS Round Pro viene fornito con un computer interattivo Fast Track che mostra digitalmente 6 esercizi predefiniti e fino a 99 livelli di intensità. In più riceverai questa pratica borsa da viaggio per portare ABS Round Pro ovunque. Riceverai anche la guida nutrizionale ABS Round Pro e il programma fitness a obiettivi per risultati ancora più veloci. Ma non è tutto! Se sei tra i primi 100 a ordinare, avrai anche la cintura di precisione ABS Round Pro che lavora su bicipiti, tricipiti, spalle, polpacce e cosce, aiutando a eliminare la cellulite. Sarà tua gratis! Pensaci, avrai tutto questo. Gymforce ABS Round Pro, la guida nutrizionale, il programma degli obiettivi, la cintura di precisione e la borsa da viaggio, il tutto al prezzo incredibile che vedi sullo schermo. Non esitare, questa esclusiva offerta TV non è disponibile in nessun negozio. Per avere un giro vita più stretto e una linea più snella, ordina adesso il tuo ABS Round Pro. Yeah.
Gentili signore e signori, amici sportivi, appassionati di motorsport, a tutti voi buonasera. Buonasera e benvenuti a questa puntata di Griglia di Partenza, questa nuova puntata di Griglia di Partenza con tantissimi argomenti. Sì, perché si va da Baku, che si prepara, domani mattina saranno in pista i piloti del Mondiale di Formula 1 per disputare le prove libere di quella che è la quarta prova del Mondiale di Formula 1. Ma attenzione, perché andremo anche a Monza per vedere che cosa è successo nel Blancpain e poi andremo negli Stati Uniti per capire che cosa è accaduto nel terzo appuntamento della MotoGP. Insomma, andiamo a vedere gli argomenti di questa sera con il nostro sommario, che ci porta immediatamente a Baku. Baku, questa pista che lo scorso anno ha visto i piloti in pista nel mese di giugno. Ci sono temperature diverse, forse condizioni della tracciata diverse, ma è sempre una pista che può riservare grandi colpi di scena. Che cosa farà la Ferrari a Baku? Come si presenta la squadra di Maranello per cercare una fuga con Vettel nella classifica piloti? E poi eccolo lì, è lui il pilota più discusso in questi giorni, perché è lui sul mercato, è proprio Daniel Ricciardo. Noi ne stiamo parlando dall'inizio di stagione di questo pilota, speriamo che possa diventare rosso. Poi andremo a vedere che cosa è successo lo scorso anno, ve lo ricordate questo episodio? La diatriba tra Hamilton e Vettel, che poi ha inciso moltissimo sul mondiale stesso. Andremo, attenzione, anche a Silverstone. Perché? Perché Silverstone ha dei grossi problemi per continuare ad essere l'autodromo che ospita la Formula 1. Problemi economici, di contratto, e questi sono problemi che riguardano anche Monza, riguarderanno Monza a partire dalla fine di quest'anno. Ma noi a Monza ci andremo anche per il Blancpain, 53 splendide gran turismo che hanno veramente emozionato il pubblico presente ed era tanto. E così andremo anche negli Stati Uniti, dove si è disputato la terza prova della MotoGP, un grande, unico Marquez. E poi naturalmente vedremo di fare anche i nostri pronostici per quanto riguarda quello che accadrà a partire da domani mattina in quel dell'Azerbaigian, a Baku. Con chi ne parleremo? Ma soprattutto con voi che siete a casa al 335, lo ricordo, 7799 299. Mandate le vostre opinioni, diteci chi secondo voi può spuntarla sulla pista di Baku. Insomma, rimanete con noi tutta la serata, come ormai dall'inizio della serie 2018 ci state vicini veramente con tantissimo affetto, con tutti i messaggi che leggiamo ogni giovedì sera. Ma ne parleremo anche in studio. Con chi? Beh, gli ospiti di questa sera, gli opinionisti, sono Luca Del Monte, scrittore, Ferrari Rex, lo ricordiamo, il libro che sta andando benissimo non solo in Italia ma in ogni parte di questo globo ormai, perché tra il Giappone e gli Stati Uniti d'America ha fatto veramente il giro del mondo. È ritornato a trovarci Gianmaria Gabbiani, grazie Gianmaria per essere con noi anche questa sera. Non può mancare chiaramente Oscar Berselli. Ciao a tutti. Che oggi è stato in quel di Franciacorta e vedete che c'è anche il colore del sole a dipingere il suo volto. È arrivato a trovarci Alessandro Giandelli, che è un manager di giovanissimi piloti. Sì, diciamo, si tenta di scoprire qualche giovane promessa. E poi Luca Ferrari di Formula Passion, che buonasera. È arrivato qui di nuovo ad occupare il posto che solitamente è di Filisetti, ma sono due tecnici di grande valore, di grande esperienza e di grande conoscenza. Quindi con loro, soprattutto con il nostro Luca Ferrari, questa sera parleremo anche e soprattutto di tecnica. Bene, ora iniziamo, introduciamo l'argomento principale di questa sera, cioè il Gran Premio dell'Azerbaigian sulla pista cittadina di Baku, che vivremo a partire da domani mattina. Vediamo come. La Formula 1 approda sulle rive del Mar Caspio in Azerbaigian per disputare il quarto Gran Premio della stagione sulle strade dell'affascinante città di Baku, una gara molto attesa da tutte le squadre per ragioni diverse. Per la Ferrari Baku è una tappa importante visto il potenziale mostrato nelle prime tre gare della stagione, e su un circuito cittadino come Baku conquistare la prima fila sarà fondamentale per chi aspira alla vittoria. Così Sebastian Vettel, con una prestazione vincente, potrebbe tentare la fuga nella classifica piloti. In casa Mercedes è Lewis Hamilton che deve darsi una svegliata, e questa è la pista giusta per poterlo fare.
Lo stesso discorso vale per Verstappen, il pilota olandese è stato messo all'indice anche da papà Jos, il suo primo tifoso. Chissà se la ramanzina arrivata dopo i fatti cinesi darà i frutti sperati in Azerbaigian. Parlato dei top 10, è giusto ricordare che la Williams lo scorso anno conquistò con Lance Stroll il terzo gradino del podio, a conferma che in un circuito cittadino così particolare anche il risultato meno verosimile non è da scartare. Vi abbiamo chiamati all'appello e subito avete risposto. Intanto l'immagine alle nostre spalle è memorabile, la ricorderete, quel vaffa che ha lanciato proprio Sebastian Vettel all'indirizzo di Lewis Hamilton in quel dibacco lo scorso anno. Poi lo rivedremo quel servizio, rivedremo appunto quel fattaccio, quello che è accaduto e che ha condizionato in qualche modo poi anche i risultati del mondiale. Ma dicevo, voi siete stati subito velocissimi ad intervenire. Il primo messaggio che ci è arrivato, ma di questo argomento ne parleremo un pochino più avanti, se Ricciardo arriverà in Ferrari spero perda la disgustosa abitudine di bere nella scarpa. Ebbene, questo è il pensiero di Andrea Treviolo Bergamo, anche se la dovesse mantenere a me farebbe comunque piacere avere un Ricciardo in Ferrari. Perché significherebbe vittoria. Lui che significherebbe? Vittoria, lui lo fa ovviamente quando vince. Per assolutamente sì, potrebbe bere almeno 21 volte nella squadra, non mi nella scarpa non mi discusterebbe. Allora, partiamo subito con questo Gran Premio in Azerbaigian, Luca. È una gara che è difficile da pronosticare. La Ferrari potrebbe partire per il potenziale che ci ha mostrato in prima fila, ma direi di sì, anche perché la Ferrari dovrebbe avere qualcosina di nuovo qua a Baku. Forse abbiamo i primi riscontri, le prime cartine di tornasole della stagione, in una stagione dove per il momento quella che abbiamo visto è un grandissimo equilibrio di fondo, con un grande incompiuto non ancora arrivato chiaramente, che è Lewis Hamilton. Baku potrebbe essere una prima conferma di determinate cose, una prima smentita di noi altre. Però abbiamo parlato anche di fuga di Vettel. Secondo te è possibile immaginare questo? Cioè Vettel potrebbe effettivamente... Il discorso è che il Gran Premio due domeniche fa è stato perso di fatto per un discorso di strategia, ma la Ferrari ha dominato durante l'intero fine settimana e comunque aveva dominato la prima parte della gara, quindi non vedo perché, soprattutto poi se la Ferrari porta anche soluzioni nuove a Baku, Vettel non possa avere l'opportunità di allungare, chiaramente non di staccare, che siamo comunque soltanto alla quarta gara di campionato, però potrebbe chiaramente non mettere un'ipoteca, ma mandare dei messaggi. Ecco, vorrei far intervenire anche Gianmaria Gabbiani. Gianmaria, più che sulla Ferrari, sulla crisi che possiamo definirla ormai crisi, quella della Mercedes, mai era successo dal 2014, dal momento in cui sono diventati i dominatori del mondiale, ad oggi che nelle prime tre gare del mondiale non vincessero almeno una gara. Eppure siamo arrivati a digiuno fino a Baku. Come mai? Ma io vedo, giustamente come diceva lui prima, una Ferrari molto legata, molto, molto squadra. Forse nell'ultimo decennio, nell'era Schumacher ho visto una cosa analoga. Raikkonen, per quanto possa essere burbero, comunque lavora e rosicchia punti per, contro gli altri ovviamente, per Vettel, ha fatto il suo lavoro e lo fa in modo egregio. Questa cosa invece in Mercedes viene a mancare, c'è un Bottas che va a corrente alterna, perché ovviamente con una macchina del genere non bisogna vederlo così in difficoltà come è successo all'inizio campionato. Il tempo sul giro ce l'ha, perché ha dimostrato di avercelo, però manca qualcosina in più. Hamilton, un po' di sfortuna, un po' che magari anche un inverno sugli allori ci può anche stare, non riesce a prendere quel passo imprendibile che ha avuto nelle passate edizioni. Certo. Quindi un insieme può generare di tante piccole cose contro, può generare comunque una classifica negativa per, appunto, sia per Hamilton che per Bottas. Ecco, abbiamo parlato di Ferrari, di Mercedes. Oscar, volevo farti intervenire
sulla Red Bull, oggi sulla Gazzetta c'è proprio il nostro Paolo Filisetti che elogia il lavoro fatto da Newey come il genio effettivamente che ha saputo comunque mettere lì un telaio che pur con un motore Renault riesce a vincere le gare. Ma, però manca Verstappen. No, la Red Bull è stata considerata il terzo incomodo e io continuo a pensare che lo sia. Io da mesi vado dicendo che oggi la Ferrari mi sembra la più equilibrata, la migliore in senso globale. Mi ricordo che le vittorie sono state vinte grazie alla squadra e alle strategie e si è perso grazie alle strategie, non per una supremazia di uno o dell'altro. Hamilton sta mancando e capiremo perché questa, sembra che questa finestra di gomme gli sia indigesta, però Bottas sta dimostrando di essere con una buona macchina un buon pilota. I top sono diversi, quando sei lì in prima fila e poi arrivi e non ci provi mai a vincere vuol dire che ti manca qualcosa, come dice, e non è il tempo sul giro, ti manca qualcosa per essere un top, è veramente un bravo pilota, ma non è con lui che la Mercedes può vincere campionati. Io, se devo vedere quel che ho visto finora, cosa posso dire di Baku? Ok, l'anno scorso ha vinto Ricciardo, sappiamo tutti come, non posso dimenticare, ma anche qui quest'anno è diversa, perché la Ferrari è più competitiva, ma l'anno scorso il signor Hamilton li ha scherzati, ha preso 35 secondi di vantaggio, safety car si sono ricompattati, è riandato via, se gli hanno attaccato un poggia testa male, altrimenti vince con una pipa in bocca, poi è andata come è andata, perché sono le corse, ma la supremazia era netta. Quest'anno non l'è più stata, salvo i 7 decimi prima gara che non abbiamo capito perché, però non l'è più stata, la Ferrari è più incisiva e più vicina, sia Luca sia Gianmaria hanno usato tutte e due il condizionale e allora col condizionale ci sta tutto, potrebbe avvantaggiarsi Vettel, potrebbe vincere Hamilton e zittire tutti, perché finora se ti dico chi ho visto di superiore, nessuno. Allora, gli avevo fatto una domanda sulla Red Bull, ha risposto tutto meno la Red Bull. Va bene, d'accordo. Allora, Giambelli, Alessandro, io volevo farti intervenire, visto che tu sei un manager di giovanissimi piloti. Vettel ha carburato tantissimo fino all'anno scorso, quest'anno qualcosa si è rotto o qualcosa non sta funzionando nella sua mente. Che cosa, secondo te? Vettel? Verstappen, perdonami. Ah, probabilmente un po' di pressione, troppa voglia di arrivare, di comunque vincere. Però siamo già al terzo, quarto anno di Formula 1, voglio dire, non è al suo esordio, sì, per poter... Sì, però all'inizio era in Toro Rosso, che comunque non era il team che gli consentiva di fatto di vincere. È partito subito, secondo me, a razzo in Red Bull. Dopodiché la supremazia di Mercedes gli ha un po' tappato le ali e quest'anno dovrebbe essere un po' l'anno buono e decisivo, però sta in effetti sbagliando, anche se c'è comunque dall'altra parte un gran Ricciardo che ha più esperienza e forse concretizza di più, anzi senza forse sta concretizzando di più rispetto a Max, che comunque su quello non ci piove, è un grandissimo talento. Ma che sia un grandissimo talento nessuno lo mette in dubbio, il fatto è che... Sì, il problema è proprio questo secondo me, fino all'anno scorso di fatto, anche se si stava comportando bene, era la seconda guida, il secondo pilota, il giovane. Bravo. Adesso è stato incoronato da Helmut Marko durante fine stagione, ha tutte le responsabilità, paradossalmente l'outsider adesso è diventato l'uomo d'esperienza, cioè Ricciardo. Esatto. E non è un caso, ragazzi, Ricciardo spesso secondo me non lo si prende seriamente perché è sempre di buon umore, scherza, come Piquet, ragazzi, cioè. Lo ricordate Piquet? Nessuno lo pigliava seriamente, 3 mondiali ha vinto. Ricciardo è della stoffa dei campioni e c'è sempre. E la situazione si è ribaltata, da separato in casa è quello che adesso sta venendo, esatto, fuori. E Verstappen probabilmente sta dimostrando tutta la sua età, cioè il peso che non riesce su a Max, consentimi una cosa, scherzando mi verrebbe da dire... Forse c'è un po' troppo la pressione del papà, di papà Jos, un pochino. Ma quando dominava era diventato il nuovo Jim Clark? Dopo una gara è il nuovo Jim Clark. Io ricordo Villeneuve padre, se hanno intitolato le strade, le vie, le scuole, è un idolo come nessun altro. In Italia sicuramente è più conosciuto Villeneuve padre che Jim Clark, certo, no? O che Jackie Stewart. Certo.
ha vinto 5 Gran Premi, non so se avrebbe mai vinto un mondiale nella sua vita, quindi questo, tutto questo grande talento, perché la velocità è indiscutibile, però per concretizzare servono tante altre cose, e non credo che Villeneuve il dopo Lauda in Ferrari avesse meno pressione. Se questo fosse la Ferrari, cosa fa? Con la pressione che c'è Maranello e i media. Sì, c'è anche da dire che Congo è ancora abbastanza giovane. Cioè, sì, sì, no, ma nessuno mette in dubbio la sua età. È al terzo anno di Formula 1. È al terzo anno di Formula 1. Ha già dimostrato di essere un magico sull'acqua, ha già dimostrato di poter vincere sull'asciutto, ha già dimostrato di poter attuare in pista tattiche e strategie davvero vincenti. Quest'anno tutti ci aspettavamo Verstappen lì insieme a Ricciardo, non davanti a, ma insieme a Ricciardo, invece ha commesso degli errori che non quello sono da Verstappen. Sì, sì, e poi non dimenticate che quando va più forte di Ricciardo, e ci sta perché è uno veloce, è un decimo. E quando va più piano è un decimo. Quindi se uno è un super, l'altro perlomeno è un piccolo super. Sì. Io credo che abbia peccato di superbia, perché è solo l'approccio alla gara che ha nel weekend, anche sentire le sue interviste. Assomiglia a Marquez, se devo proprio. Sì. Però Marquez ha già vinto dei mondiali, sì, e ogni domenica dimostra il fuoriclasse che è. Qui è ancora un fuoriclasse in potenza, perché sul giro non puoi dirgli nulla, come hai detto tu, ha imbroccato quella gara sotto l'acqua che l'ha incoronato come Brasile, certo. Super atleta. Però la realtà dei fatti è che il super atleta è quello che vince, e per diventare un campione devi vincere tante volte. E devo dire che Ricciardo, se devo guardare negli anni che diretto proprio confronto con Verstappen, la spunta sempre Ricciardo, quindi evidentemente c'è qualcosa che manca ancora. Assolutamente. Anche tu sull'argomento, Luca, cosa ne pensi? Diciamo che è un giovane, anzi saluto due giovani che mi seguono, sono dimenticato prima, Gabriele e Damiani, figli della mia fidanzata, che mi seguono, quindi li saluto tanto. Parlando di giovani, Verstappen, sì, secondo me è anche un po' un discorso che prima della Formula 1 ha fatto un anno solo di Formula 3, poi ovviamente c'è tutto il discorso della Formula 1, tre anni, questo è il quarto, sono d'accordo con voi. Però manca forse un po' di background prima, sì, è vero, e adesso si è trovato proiettato in una situazione di leadership che non era inaspettata, sì, e probabilmente la pressione lo sta un po' penalizzando. E qual è un po' il problema? Scusate, io non voglio sempre fare il solone, il vecchio bacucco, io ricordo qualcuno che è arrivato dall'allora, Formula Opel in Formula 1, quindi ricordo anche altre cose, la popò di gara che ha fatto diventare l'idolo delle folle sul bagnato, certo, l'idolo delle folle, non l'ho voluto dire io perché sono un saputello, sì, l'idolo, sì, delle folle è diventato sta per una gara sul bagnato. C'è qualcuno che a Monza ha dominato un weekend sul bagnato con la Toro Rosso, Vettel, certo. E poi ha vinto 4 mondiali, certo, quindi piano, a dire inesperto, aspetta, però, perché uno matura. Però che macchina aveva Vettel? Una macchina con gli scarichi soffianti che dava un giro alle altre. Ha avuto per 4 anni. Ha vinto Monza sul bagnato, dominando con la Toro Rosso. Certo, ha fatto un'impresa che quando l'ha fatta Verstappen in Brasile, è stato esaltato come Ginclar. Ma ci mancherebbe altro. Qui è stato considerato da tutti un caso. Ma ci mancherebbe. Invece non è così. Formula 1. Non dimentichiamo anche prima gara in Red Bull di Verstappen a Barcellona 2016, quando l'hanno promosso da Toro Rosso a Red Bull. Ok, ha avuto fortuna che l'investimento Red Bull era sul nuovo fenomeno. Sì, ma hanno scippato la vittoria a Riccardo, si spattevano fuori, perché se noi abbiamo il coraggio qui di dire cose come stanno, non facciamo gli opinionisti né gli addetti stampa della Red Bull. Il fenomeno era un investimento di Marco e della Red Bull, hanno scippato la gara all'altro, se noi eravamo qui a dire altre cose. Sì, ma l'altro ha vinto, non ha deluso, appunto. Eclatante, no? Messo in Red Bull ha vinto subito, perché poi il tempo è una medicina che cancella molti mali. Se vi ricordate bene, ricordate anche come e perché ha vinto. A proposito di chi vinceva e chi non vinceva, anche voi da casa ci state scrivendo tantissimo, allora vi voglio mandare subito in onda qualche messaggio. Oscar, guarda cosa scrivono. Il grande Gilles Villeneuve, scritto tutto a caratteri cubitali, ha vinto 6 Gran Premi, non 5, Gigi da Ospitaletto, te lo ricorda. Bene, sì. Te lo ricorda. No, ma
Il discorso, Oscar, non è quanto vinci, il discorso è anche che tipo di segno tu pilota lasci nel cuore ma dell'appassionato. Ma difatti, sto dicendo io. E se oggi, dopo 35 anni, non so quanti anni ne sono passati dalla morte di Gilles Villeneuve, c'è ancora tantissima passione attorno a questo nome, perché questo nome ha lasciato qualcosa. Non è per quello che ha vinto. Guarda la Gigi, io, la mia non è per quello che ha vinto, ma come. Non è per cosa fa, ma per come si è approcciato alla Formula 1. Ed era una giustificazione Verstappen. Di Verstappen magari non vincerà mai un mondiale, ma la Formula 1 si ricorderanno. Se ti dico che ha vinto un gran premio, che so io, gente che non sa, nessuno sa che corso in Formula 1. Quindi sì. Allora, sì. Poi c'è un'altra considerazione su Verstappen proprio. Verstappen dovrebbe parlare con Oscar per riprendere la Vettel via. Forse pensava di dominare e demolire Ricciardo, Andrea Spinelli. No, ha capito male. Ha capito male, vero? Ha capito poi male. Magari smentisce, ma Verstappen ha capito domenica, male, però. Bravo, Andrea Spinelli ha capito bene. Oscar, poi magari la domenica ci smentisce. Vediamo, ragazzi, perché cosa vuol dire? Il mondiale è ancora lungo. È un vincente. Il mondiale è ancora lungo. Magari ma da qui in minuto, Ma nessuno sta dicendo che è un campione del mondo vincerà. Destinato. Ho detto solamente che probabilmente la pressione che sta subendo adesso, il mio discorso era quello, la pressione che sta subendo in questo momento, lui non la riesce a sopportare. Certo. Sono d'accordo con voi, con tutti i discorsi che fai tu, non è che sono in disaccordo. Io credo che oggi la grossa differenza tra Ricciardo e Verstappen è l'esperienza anche. Sicuramente l'esperienza, il giro, quello che vuoi, però lavora con la squadra in modo totalmente differente rispetto a Verstappen. Esperienza, gli manca tutta questa. Poi gli sente tutto dovuto. Esattamente. Ragazzi, sono entrati insieme, ha messo le gomme che andavano due secondi più forti di tutti. Per andare in testa, e Verstappen era davanti a Ricciardo, doveva fare quattro sorpassi per diventare primo. Ok? Sì, sì, l'altro ha fatto quattro capolavori. Lui al primo ha picchiato contro. Cioè i se e i ma riempiono la padella. Ma ci mancherà. Però questo non lo fa se e mai. Quattro sorpassi andava in testa. Al primo ha sbattuto contro. L'altro che era di dietro ha fatto quattro capolavori. Sono inattaccabile, ditemi. No, non sei inattaccabile. Nessuno ti ha criticato. Il discorso è questo. Sì. Nessuno ti ha criticato. Cioè, torniamo al discorso di prima. L'unica cosa positiva è che finalmente nell'ultima gara si è assunto delle responsabilità. Esatto. E ha ammesso di aver sbagliato. Certo. Ha ammesso di aver sbagliato. Fino adesso poi magari non ha mai fatto stavolta. E sai cosa diremo? Diremo finalmente, bravo, veloce, ha capito, non sbaglia più. Cosa devi dire? Probabilmente adesso critico quello che vedo. Non posso fare il processo alle intenzioni. Che non mi si dica domani, hai detto che mi sta per noi non stiamo facendo un processo alle intenzioni, stiamo dicendo semplicemente che al pronti via della stagione, del campionato, è chiaro che Verstappen era il pilota che attendavamo, dal quale attendavamo risultati sulla Red Bull. Ci sta un errore, ci sta il secondo errore, il terzo errore di fila da un Verstappen. Bravo. Aspetto. Ecco, Gigi, allora una provocazione: tu sei un team manager di una squadra importante, liberi costano uguali. Oggi prendi Verstappen o Ricciardo? Ah, tutta la vita Ricciardo. Basta. No, ma sei risposto. Il mio parere conta poco. Sei risposto. Il problema è quell'altro, sono d'accordo. Quello di cui abbiamo però parlato prima. Però chi ti fa fare la storia non è Ricciardo, è Verstappen. Perché siccome Helmut Marko ha sostenuto, lo prendo perché con lui posso far diventare la Red Bull campione del mondo con il pilota più giovane della storia del mondiale, sotto il profilo marketing, chiaramente. Ah, corretto, poi attenzione, se fai il vero problema. Diciamo che nel 2014, quando lui era in Formula 3 europea, lui era già stato praticamente messo sotto contratto da Mercedes. È arrivato Marko, gli ha detto Mercedes probabilmente per o ripetere la Formula 3 o andare a fare quella che all'epoca si chiamava GP2, Formula 2 di adesso. Certo. Marko gli ha detto no, vieni direttamente da noi in Formula 2. Scusate, questo con le sue stupende performance quando le fa e i suoi erroracci quando li fa, cosa c'entra che abbia firmato con Red Bull o con Marko o con Mercedes? Fatemi capire. No, ma sicuramente quello, ok, quando si siede là dentro, non so se ti è mai successo e tiri giù la visiera con chi ha firmato il contratto, non te lo ricordi? Sì, vabbè, quello bene. Allora, adesso... no, scusate, sto ridendo perché stanno arrivando dei messaggi e io vi appoggio in pieno, non perché siete il pubblico da casa, ma perché la penso proprio come voi. Il mio più grande pilota per me nella vita è stato proprio Gilles Villeneuve, anche se non ha mai vinto un mondiale. Scarno, sì, ma non mi sembra che da casa siate d'accordo. Ma cosa stiamo dicendo? Villeneuve, un mito che non tramonterà mai. Piero da Cazzago. L'ha vinto suo figlio, che aveva un decimo del talento del papà.
Quindi vedi che non è sempre uno più uno la matematica a fare il personaggio. Sì, però anche lì, solito discorso, ha vinto l'IndyCar, ha vinto l'IndyCar, 500 milioni di Indianapolis, ha vinto il mondiale Super Formula 1, Super Formula, ha vinto anche in Giappone, certo. E in Formula 3 l'avevano detto come un paracarro in Italia, certo. Come il più grosso paracarro degli ultimi 20 anni, esattamente molte cose che ho vissuto. Poi ha smentito tutti. Quando correva con la Prema, con la macchina gialla. Certo, Formula 3 era un paracarro per tutti, mi ricordo. Anche Damon Hill, un altro fermo inchiodato, tutti fermi inchiodati, però il mondiale lui ce l'ha portato a Button, un fermo inchiodato. Quindi ragazzi, qui vedremo. Ci sono delle situazioni, poi un pilota può maturare, ad esempio Damon Hill nell'ultima sua stagione dopo il mondiale, sul giro andava fortissimo, ma vero. Forte vero. Fortissimo. E quando ho corso con l'Arus che stava vincendo in Austria, Ungheria. Scusate, aveva fatto una gara pazzesca con una macchina con dei motori che non andava neanche già, a spingere. Già dalle prove era stato strepitoso, era stato qualificato terzo. La gente ha la memoria 97. Corta, perché sai, la Ferrari, la Mercedes riempiono l'idea, la bocca e i ricordi, gli altri non li ricordi. Non dimentichiamoci però due cose, uno Villeneuve, okay, Ferrari e Enzo ha passato un anno e mezzo a cercare di darlo via. Prima che esplodesse in tutto il suo talento. Lì più Forghieri che Ferrari. No, Vabbè, Mauro, anche Enzo chiedete a Piero. Io c'ero quando Tete è un il secondo discorso è... Dopo i fatti del Giappone. Se Gilles, dopo i fatti del Giappone, c'è un'intervista a Nestore Morosini dove Ferrari gli dice io darei anche via, ma chi me lo prende? Parliamo di ottobre 77, tutto 78, ragazzi, prima della febbre Villeneuve c'è stato, no? Gilles l'aviatore, ve lo ricordate, a Long Beach, certo. E tante altre cose, per tutto il 78 Ferrari cercò di darlo via, addirittura si mise d'accordo con Walter Wolff per scambiarlo con Scheckter. Il problema fu che nel momento in cui Scheckter veniva in Ferrari, Reutemann decise di prendere il posto di Peterson alla Lotus, che sarebbe andato in McLaren, e lo scambio saltò. Poi nel 79 Gilles effettivamente tirò fuori tutta la sua grinta, tutto il suo carattere, tutta la sua classe, tutta la sua lealtà. Non dimentichiamoci che fece breccia nel cuore di Ferrari prima per il comportamento di lealtà nei confronti della squadra, dell'ingegner Ferrari, di Mauro Forghieri che era il direttore tecnico e soprattutto di Jody Scheckter, certo. Perché gli guardò le spalle. Ma non dimentichiamoci una cosa di cui normalmente non si parla mai. Gilles Villeneuve è morto nell'82, l'8 di maggio. Villeneuve sarebbe andato via, andava in Renault nell'83. Se Gilles fosse... Aveva già un precontratto. Non fosse morto, cosa che avrebbe fatto ovviamente piacere a tutti, ma la sua storia oggi sarebbe diversa, perché Gilles ha avuto la fortuna di fare una gara in McLaren e tutto il resto della carriera in Ferrari. Quando parliamo di Villeneuve, che è stato un pilota garibaldino, come diceva Ferrari, come Regazzoni, ma ha fatto tutta la carriera in Ferrari. Non dimentichiamoci che al di fuori del mondo Ferrari, al di fuori dell'Italia, il peso che Gilles, che noi amiamo, ha avuto sulla Formula 1 è molto più piccolo di quello che noi continuiamo a pensare. Certo. Questo detto con affetto, ragazzi. Io me lo ricordo il 25 aprile, visto che è appena passato dell'82. Imola. Ragazzi, Imola, Giappone, resto. Candido come un bambino, ha detto non mi sono ricordato che il pieno è 2 quintali in più, 180 kg in più. Ho frenato dove frenavo in qualifica, è montato su Peterson, che non è uno che frena presto, che frena prima, quindi è montato su Peterson, è fatto un disastro. Candida poteva inventare un guasto, ha detto col pieno devo frenare 50 metri prima. Villeneuve, allora non c'erano i pit stop, si partiva col pieno. Villeneuve è stato straordinario, nella Formula 1 di oggi forse non avrebbe avuto il tempo per potersi esprimere. All'epoca era Ferrari che decideva, gli sponsor non erano importanti e Helmut Marko non aveva nulla a che fare con Ferrari, esattamente, per cui ha avuto la possibilità di attendere che sbocciasse. Per Verstappen è diverso, Verstappen è una specie di il talento è un investimento, è una specie di X Factor. È come tale, prendiamo un bravo pilota, qui abbiamo due manager che forse potete o smentirmi o darmi ragione, prendiamo un bravo pilota e ci investiamo. Esatto. Abbiamo scelto Verstappen, che di talento ne ha, e quindi addirittura sfiduciamo la prima guida. È un investimento che va tutelato, che ha ancora un anno di contratto, per puntare su Max.
Max il talento ce l'ha, Max probabilmente diventerà anche campione del mondo, ma ha bisogno di tempo, e certo, di tranquillità per poter maturare. È quello che sostengo, che certo, bisogno di tempo. Calcola che però ogni picchiata sono soldi, e ogni punto non preso sono altri soldi, altri che non soldi entrano, quindi a furia di dai e dai, se nell'arco dell'anno tu mi polverizzi qualche milione, qualche decina di milione, se non di più, capisci che sono d'accordo, investo su il vero, parte. Il vero pericolo è Helmut Marko, perché Marko è un grandissimo manager, è un uomo con un grandissimo pelo sullo stomaco, come ti porta su, ti porta giù. Ti esattamente, molti, esattamente, ed ecco forse spiegata, non lo so, magari anche in parte questa difficoltà di Verstappen quest'anno a dare risultati. Probabilmente sento una tensione che noi pensiamo non ci sia ancora, ma Marko, come ti porta su, ti porta giù. Sì, però vogliamo tornare al paragone con Gilles Villeneuve e Enzo Ferrari. Uno come Helmut Marko in ufficio a Ferrari durava 3 minuti. Ma certo. 3 minuti. E poi andava a vendere le bibite lì da Red Bull dove voleva, ma era non avrebbe avuto nessun potere decisionale con Ferrari. Ok, dobbiamo chiudere qui perché abbiamo qualche istante di pubblicità. Quando rientriamo andiamo a vedere quali sono i problemi in casa Ferrari. Alta i ladri. È arrivato Eco 3 Top. Quando la sicurezza è indispensabile per la protezione della tua casa e la serenità dei tuoi cari, Eco 3 Top, il geniale e rivoluzionario cancelletto di sicurezza per la tua casa. Sicuro, inattaccabile, elegante, confortevole, certificato in classe 3, anti-effrazione. Eco 3 Top è sicuro, con una costruzione geniale e rivoluzionaria, con ampi spazi fra le ante e il telaio, dove è praticamente impossibile ogni tipo di effrazione con leve o piede di porco, con serratura a doppio pistone, avente corsa 35 mm e 18 mm di diametro antitaglio, con cerniera a scomparsa completamente incassata nell'anta e nel telaio perimetrale, con snodo brevettato incassato nel telaio per una maggiore sicurezza ed eleganza, ineguagliabile. Eco 3 Top è inattaccabile e unico. Dotato anche di un rivoluzionario impianto d'allarme, eviterà ogni tipo di effrazione da taglio o sfondamento, segnalando ogni tentativo di scasso e anche l'eventuale mancata chiusura della serratura. Una doppia sicurezza, cancelletto e impianto d'allarme insieme. Due mezzi di difesa estremamente affidabili, in un unico sistema di sicurezza, al prezzo di uno. Perché spendere il doppio? Eco 3 Top è elegante, realizzato con un design semplice e piacevole, non ostacola eccessivamente il passaggio di luce. Oltre alla massima sicurezza e resistenza, dona anche eleganza alla vostra casa. Eco 3 Top è confortevole, grazie alla zanzariera integrata in uno spazio ridotto di soli 70 mm, aumenterà il comfort della vostra casa, difendendovi anche da insetti e zanzare. Eco 3 Top è economico, ad un prezzo sbalorditivo. Con un prezzo estremamente conveniente, vi permetterà di proteggere la vostra casa con la massima sicurezza ad un prezzo accessibile, pari a quello di un comune cancelletto privo di certificazione e garanzia. Perché Eco 3 Top è molto più di un semplice cancelletto. La sua tecnologia d'avanguardia, unita ad uno straordinario impianto d'allarme di ultima generazione, sono un sistema di difesa estremamente affidabile. Una doppia sicurezza al prezzo di una. Perché spendere il doppio? Con Eco 3 Top, la sicurezza per la vostra casa non è più un lusso. Contattateci per informazioni, per un preventivo gratuito o venite a trovarci nei nostri showroom, dove vi renderete conto che con Ferrinox la sicurezza è di casa. Con Eco 3 Top, doppiamente sicuri, doppiamente soddisfatti.
Ed eccoci nuovamente insieme per parlare. Naturalmente vi avevo accennato che saremmo entrati in Ferrari, però prima di tutto a voi la parola al 335-7799-299 e manderemo in onda più messaggi possibili. Ci state seguendo con il caso Villeneuve e Verstappen. Anche Senna sbagliava molto all'inizio, come Verstappen, Luca da Brescia, questo è un pensiero. Non fare quella faccia lì, Oscar, che poi che non sei inquadrato. Dopo sbagliava Schumacher, che è andato il Villeneuve ha corso e vinto quanto Montoya, solo che ha distrutto più macchine. Che mito, solo che guidava Ferrari. Sì, è vero, effettivamente, però il Gran Premio di Francia, quel Gran Premio di Francia con la sfida tra lui e Arnoux con una Renault che montava quel turbo, sì, che Tambay stava portando la vittoria, che gli davano mentre il drive-thru a tutti e due e venivano fuori oggi 400, ma un pilota che guidava così allora, era un pilota che gli entrava nel cuore, non se ne andava più, ma verissimo, ed oggi, è così che oggi è stato. Non ci sarebbe più, ma no, perché la prima gli danno bandiera nera e drive-thru tutte e due, ma io sto parlando di oggi, sto parlando del perché Villeneuve è rimasto nel cuore della gente. Perché ha fatto quelle cose perché lì. Però se oggi un pilota facesse con questo ragazzo lì, che non mi ricordo come si chiama, sono d'accordo su tutto, meno io non ricordo gli eclatanti errori di Senna all'inizio. Ditemene uno, ma non me li ricordo. Mi ricordo che ci rompevano i tubi. Beh, ci sono state molte discussioni sollevate da Senna. Secondo me Verstappen è stato un errori, po' troppo sopravvalutato, scusate, Christian Dall'Imbiate. E poi ci sono ancora, Gigi da Ospitaletto, ci mancano molti piloti stile Villeneuve, avrebbe vinto il Mondiale 82 al posto di uno spento Rosberg, Gigi da Ospitaletto. Questo senz'altro, c'è una bellissima dichiarazione di Frank Williams, sì, dell'82, dove dice, con Keke Rosberg, papà di Nico, vince il Mondiale, cioè, stiamo vincendo il Mondiale che qualsiasi dei tre piloti, non contiamo Andretti che corse solo le ultime gare, Villeneuve, Pironi e Tambay nell'ordine avrebbero vinto. La 126 C2 era una macchina spettacolare. Forse dimenticate un piccolo particolare, il Tusa in cavai di meno. Cioè, il signor Keke Rosberg ha vinto l'ultimo campionato turbo. Sì, sì, con l'ultimo campionato Cosworth contro il turbo. Oscar, d'accordo, però voglio dire, è chiaro che gli altri andavano più forti, senza le disgrazie, Rosberg non poteva vincere. Allora, un mondiale vincendo una gara sola di giorni. Chissà mai che giovedì prossimo prepariamo anche un set di immagini storiche su questi argomenti, perché sennò non riusciamo a seguirli. Andiamo invece a cercare di capire che cosa succederà alla Ferrari a Baku a partire da domani mattina con queste immagini. La Ferrari arriva a Baku dopo due vittorie e due pole position conquistate nelle prime tre gare della stagione. Potrebbero bastare questi risultati per affermare che l'atmosfera tra gli uomini di Maranello è idilliaca, ma non è così. Ci sono due elementi che ancora non si possono definire problemi, ma che devono essere affrontati. Kimi Raikkonen e il cambio gomme. Raikkonen sta regalando alla Ferrari una seconda giovinezza con prestazioni superlative che in più di un'occasione, nelle prime tre gare della stagione, hanno surclassato lo stesso Vettel. Nonostante ciò, l'atteggiamento della Ferrari non sembra premiare il campione finlandese, che non viene adeguatamente sfruttato se non nel ruolo di secondo pilota. Giusta strategia o meglio avere due prime punte sulle quali contare? In Cina, tra le motivazioni che hanno rallentato Vettel, c'è anche il cambio gomme, risultato lento. L'incidente del Bahrain ha lasciato un segno indelebile? Volevo ripartire da Luca Ferrari, perché ha seguito un po' tutte le vicende di oggi, la conferenza stampa, eccetera, eccetera. Casa Ferrari, abbiamo detto, ma è giusto avere due primi piloti, non un primo e un secondo pilota, se si vuole andare a conquistare il mondiale costruttori. Bravo. Ma qui, nelle prime tre gare,
Kimi Raikkonen è stato trattato proprio da seconda pilota, da secondo pilota o no? Sì, no, diciamo che è così. Perché oggi perché la Kimi ha dichiarato anche che la strategia in gara viene decisa dalla posizione in qualifica, sì, o no? Sì. E poi c'è un'altra cosa da dire, la Formula 1 la stessa, sua posizione in qualifica. La Formula 1, stessa, il responsabile tecnico Pat Simmons ha detto l'altro giorno, prima ancora della conferenza stampa, che la Ferrari non capisce la strategia della Ferrari perché corre in questo modo, se vogliono vincere il mondiale costruttori non devono correre così, assolutamente non comprendo per quale motivo hanno questo. Bravo, l'avete pubblicato voi di Formula Passion. E tutti ovviamente, anche leggendo un po' i commenti che ho visto, si sono un po' tutti allineati su quella che è il discorso della strategia Ferrari, che è stata comunque anche in Cina, insomma potevano gestirla diversamente, avrebbero ovviamente lavorato in modo su due piloti senza lavorare troppo su Vettel, ma cercando di metterli un pochino più alla pari. Non dico che un pilota di 39 anni sia come uno di 30, però in questo momento Raikkonen sta andando fortissimo. Quindi. Beh, infatti bisogna considerare il fatto, Alessandro, che Raikkonen sta andando fortissimo, sì, in questo momento. E comunque non è una novità, è da quando è arrivato in Ferrari praticamente è lì per fare il secondo, il buon compagno di squadra. D'accordo, che... però ha sempre anche, fino adesso, ha sempre più o meno messo lì i risultati da secondo. E però poi non quest'anno è partito con un piede completamente diverso. Sì. Però poi anche lui non ha concretizzato molto. Sì, ok, ha fatto il podio l'altra volta. Penalizzato però... dalle strategie. Sempre, esatto. Perché quest'anno ha una macchina che riesce a guidare, finalmente, come vuole lui. Proprio l'avantreno come vuole lui. Ma tu puoi andare velocissimo... Ma se la squadra non ti sostiene, sarai sempre il secondo pilota, Gianmaria. Beh, è sempre stato così. Nella storia, adesso abbiamo... No, no, abbiamo rimaniamo lui, nella realtà Ferrari. Cose, lasciamo stare la storia. È sempre stato così. È ovvio che fa più notizia Vettel che va a prendere Fangio con il quinto mondiale che Raikkonen, che effettivamente è l'ultimo a aver vinto con la Ferrari. Cioè, ha i suoi perché, ma sono perché nettamente inferiori rispetto a Vettel, quindi da Marchionne a cascata ovvio che giocano tutti pro Vettel, quindi i cinque mondiali fa specialmente con la Ferrari fa ricordare, intanto è tedesco, mi fa ricordare Schumacher e mi fa ricordare un'epoca dove la Ferrari era indistruttibile, imbattibile eccetera eccetera eccetera. C'è da dire una cosa, che oggi le Formula 1 moderne, questa è una mia mi piacerebbe provarle ma più che altro per la sensazione, sono più facili sotto tanti punti di vista e sono comunque sicure, sono vetture sicure, quindi a 40 anni, ai tempi di mio padre, quando c'era Oscar al muretto, sai, molte persone, molti piloti si guardavano allo specchio e fa: ma io devo rischiare ancora la vita ogni domenica. Qui secondo me il rischio si è ridotto di molto e soprattutto la cambiata, la staccata, gli aiuti elettronici e poi dal box ti tarano la macchina nel mentre, setup 2, setup 3, strategia A, strategia B, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi, secondo me, la testa pensante di un anziano non è tanto da sottovalutare o da scartare rispetto a un giovanissimo. Quindi credo che l'età, oggi la Formula 1 moderna te la allunghi di almeno 4-5 anni, questo è il mio pensiero, poi ovvio va molto forte con le gomme così larghe, raggiungono G importanti, però se ti alleni da atleta, li vedo tutti sui social, sono tutti in bicicletta, sono tutti a far pugilato, sì. Sono tutti a correre a piedi, sono tutti a nuotare, fanno solo quello, è ovvio che... No, hai ragione, l'esperienza in questa Formula 1 conta, è un peso determinante, vedi la situazione in Williams dove i due ragazzi giovani e scarsi di esperienza non riescono a mettere insieme quello che Massa lo scorso anno da solo faceva. Luca, vuoi dire? Dicendo, sono d'accordo con Gianmaria, il discorso di Raikkonen in queste prime gare è stata direi una delle sorprese positive, visto molto spesso dalla stessa Ferrari come l'agnello sacrificale, poi certo. Come va la strategia di gara, come va gli incidenti e tutto il resto, diventa quello che salva la giornata poi in realtà, perché se pensate anche all'ultima gara, alla fine complice ovviamente l'incidente tra Verstappen e il buon Vettel, alla fine la giornata l'ha salvata Raikkonen, che quest'anno sta effettivamente dimostrando di essere quantomeno, ricordate la tirata d'orecchio l'anno scorso, Marchionne, dove era in Cina se non sbaglio, quest'anno tutt'altro,
ma l'errore sarebbe puntare su due piloti. Non si punta su due piloti, signori, neanche per il mondiale costruttori, primo e seconda guida, basta. E la prima guida, però secondo l'ex Williams, no, secondo l'ex Williams invece puntando su due piloti, secondo Simmons dice appunto puntando solo su un pilota il mondiale costruttori non lo vincono più, ha detto. Però gli anni più belli sono state le rivalità tra compagni di squadra in McLaren, in Williams, due piloti che lottano alla pari, cioè dobbiamo mettere anche lo spettacolo, poi io voglio essere cattivo, però scusatemi, parliamo di Senna Prost nell'88 con una macchina superiore, 15 gare su 16 l'hanno vinta tra di loro, ma se le macchine sono equilibrate, pensiamo che Regazzoni Lauda nel 74 il mondiale si perde, sì, ragazzi, basta anche vedere 2008, era un anno Ferrari e ha vinto McLaren, 2007 era un anno McLaren e ha vinto Raikkonen. Però Oscar, in Cina ad esempio, no? Quella partenza che Vettel, Gigi, diciamolo chiaramente, ha perso un po' nei confronti di Raikkonen. Se avesse fatto passare Raikkonen, intanto erano primo e secondo, la gara poteva avere comunque. Ma sfondi una porta aperta giovedì, ti ricordi la mia battaglia? Ragazzi, in Ferrari c'è sempre stato il numero uno, il numero due di Barrichello, Massa, è la storia. Ma io ero il primo critico col Raikkonen fino all'anno scorso, che mi dicevo non serve a niente. Quando l'altro ha un problema, lui non vince. Ha fatto 100 punti meno nel mondiale piloti e costruttori, ma questo Raikkonen, questa sorpresa che è lì, devi usarlo. Succede in Ferrari quel che succede in Red Bull. Vettel sta a Verstappen, perché se Vettel capisse che siamo due Ferrari in prima fila e il mio nemico è Bottas, non Raikkonen, invece che il terrore era che Raikkonen gli partisse davanti, anche perché se gioco di squadra deve esserci per la parrocchia, per il mondiale, per tutte le balle che avete detto voi, aveva 53 giri di tempo per farlo passare, non pronti via far mettere in mezzo una Mercedes perché tu tamponi, cioè chiudi il tuo compagno invece che chiude la Mercedes. Questo Raikkonen va usato, perché? Perché questo Raikkonen, come si è acceso si spegne, è un finlandese ma è umorale, è un latino. Dopo, quando ha capito l'ultima gara, che prima volava, quando ha capito che era la vittima sacrificata, non è più andato, non ci ha provato a prendere l'altro, non ci ha provato mai a passare, è calato di ha fatto tantissimo. Il compitino, ha portato la macchina in fondo. No, cosa ha dichiarato oggi Raikkonen? Volevo essere un attimo cattivo, sì. Visto che c'è il precontratto di Ricciardo, magari l'hanno già messo da parte. Ma direi proprio di no, assolutamente. E sbaglierebbero, così come sbagliano. Questo Raikkonen, questo, va usato. Va sfruttato. Ma scherzando, l'anno scorso dormivo. L'anno scorso lo criticavi. Ma certo, io criticavo quello che vedevo. Esattamente. Non criticavo in quanto tale. Un secondo che non mi serve. È come la critica vera. Si chiami, certo. Jim Clark, io non criticavo Raikkonen, non serviva a niente. Beh, in effetti l'anno scorso quando Vettel mancava non c'era neppure Raikkonen. C'era. No, non c'era. Quando Vettel vinceva Raikkonen era troppo indietro. Quest'anno c'è. In Cina c'è la dimostrazione, certo, che Raikkonen c'è, perché è mancato Vettel, Raikkonen era là sul podio, certo. È così che deve essere. E quando esci dai box Zeltweg e piove, ti dimentichi di mettere lo speed limit, allora ne aveva 37, a 37 anni non sei giustificato, è giustificato un ragazzino, quello io criticavo, non questo qua. E ti ripeto, qui critico non Raikkonen o la Ferrari, Vettel, e la Ferrari che glielo permette. Il nemico di Vettel in quel contesto era il signor Mercedes Bottas, non era il suo compagno di squadra. C'era 52 giri per dirgli prego Vettel si accomodi. Assolutamente, questa è quindi la posizione. L'altro argomento che avevo messo lì era proprio evidenziato dalla foto che vedete alle mie spalle, prego Ambra la regista di mettercela in primo piano, questa è la foto emblematica del Gran Premio del Bahrain con il ritiro di Raikkonen dopo che è accaduto il fattaggio nel cambio gomme, no? Il successivo cambio gomme a Vettel, in quel cambio gomme cinese ci ha perso un secondo la Ferrari, è stata più lenta rispetto al normale.
Può essersi incrinato qualcosa dentro il gruppo di coloro che sono addetti a questo lavoro? Perché credo, basta nulla per perdere un secondo. Fai double check su tutto. Quando tu fai double check, quindi controlli due volte quello che fai, impieghi più tempo. Quindi due decimi, e abbiamo già fregato un secondo, chiaro. Che però recupera. Questa è la considerazione che volevo, volevo proporvi. Sì, ma è possibile? Una costante. No. La ASA hanno modificato tutti i sistemi. Perché la Haas, che era lo stesso portamozzo della Ferrari, è stato un campanello d'allarme, è successo anche a loro. Allora comincio a dire, non è che sia stato non un cattivo montaggio, ma abbiamo un problema. Secondo me succede così. E attenzione, però alla Haas per due volte consecutivamente nello stesso Gran Premio hanno montato male un bullone, ma alla Ferrari qualcuno ci ha rimesso una gamba. Vabbè, lì perché sono due cose, c'è la cosa elettronica che hanno detto che ha acceso il verde. Ah, certo. Io dico che tecnicamente si sono chiesti, siamo certi che sia stato un cattivo montaggio o magari abbiamo un problema che ha risolto sia alla Haas che alla Ferrari, certo. Perché è lo stesso portamozzo. Sì. Vedremo che cosa succederà a Baku. Nel frattempo andiamo a dare qualche istante di pubblicità, il tempo di aprire anche tutti i vostri messaggi che ci state scrivendo, e poi ritorneremo e faremo un salto in casa Mercedes, perché i problemi ci sono anche lì. Con il giornalino la settimana è formato ragazzi. Su ogni numero un mondo di fumetti, giochi, curiosità, giornalismo per ragazzi, rubriche sulla natura, interviste ad attori e cantanti e ai grandi dello sport. Non perdere il giornalino. Chiedilo in edicola o nella tua parrocchia. Per eliminare davvero il grasso sulla sezione media del tronco, dovresti eseguire centinaia di massacranti sit-up per gli addominali anteriori, di crunch con torsione per quegli obliqui e montagne di esercizi per la schiena. Chi ne ha il tempo? Ti presentiamo ABS Round Pro di Gymfo. Il rivoluzionario attrezzo di fitness con la tecnologia EMS per un'azione su tutto il tronco, in modo da perdere centimetri nel giro vita più in fretta che mai. Ti garantiamo che puoi perdere fino a 5 kg in appena 2 settimane, ma soprattutto con ABS Round Pro ti basteranno solo 10 minuti al giorno. Lo puoi indossare sotto i vestiti e dedicarti ad altro mentre ti alleni. Guarda, per allenare i muscoli del tronco ci vorrebbero 6 diversi tipi di esercizi e centinaia di ripetizioni. Le prime cinture con tecnologia EMS agivano solo sulla parte anteriore degli addominali, mentre ABS Round Pro fa lavorare tutto il tronco. Gli addominali anteriori, quegli obliqui e la schiena, senza trascurare i muscoli più interni, per migliorare la postura e contribuire a eliminare il mal di schiena. Grazie alla tecnologia EMS ti alleni proprio come con gli esercizi addominali, ma più velocemente. Infatti ABS Round Pro è clinicamente testato per produrre fino a 10 contrazioni al secondo. Sono 600 contrazioni al minuto. Potrai dire addio al grasso dell'intero giro vita più velocemente che mai. Effettivamente, la termologia dimostra che ABS Round Pro agisce su tutto il tronco, bruciando i grassi più velocemente rispetto ai normali crunch. Con ABS Round Pro ho perso quasi 10 kg e 63 cm. Mi sento davvero benissimo. Per la prima volta nella mia vita ho la tartaruga. ABS Round Pro ha 6 programmi per superare la barriera del plateau con 99 livelli di intensità ognuno, quindi è perfetto per ogni livello di fitness. Uno studio eseguito per 8 settimane ha dimostrato che il 100% dei partecipanti ha migliorato drasticamente la propria zona addominale ed è diminuito di taglia. Immagina di poter perdere centimetri ovunque, in qualsiasi momento. I trattamenti professionali sono costosi e non dispongono di sinergia circolare. Quindi perché sforzarsi con tutti questi esercizi? Gymforms ABS Round Pro fa lavorare all'istante l'intero tronco in pochi minuti al giorno. Adesso può essere tuo per il modico prezzo che vedi sullo schermo. ABS Round Pro viene fornito con un computer interattivo Fast Track che mostra digitalmente 6 esercizi predefiniti e fino a 99 livelli di intensità. In più riceverai questa pratica borsa da viaggio per portare ABS Round Pro ovunque. Riceverai anche la guida nutrizionale ABS Round Pro e il programma fitness a obiettivi per risultati ancora più veloci. Ma non è tutto! Se sei tra i primi 100 a ordinare, avrai anche la cintura di precisione ABS Round Pro che lavora su bicipiti, tricipiti, spalle, polpacci e cosce, aiutando a eliminare la cellulite. Sarà tua gratis! Pensaci, avrai tutto questo. Gymforce ABS Round Pro, la guida nutrizionale, il programma degli obiettivi, la cintura di precisione e la borsa da viaggio. Il tutto al prezzo incredibile che vedi sullo schermo. Non esitare, questa esclusiva offerta TV non è disponibile in nessun negozio. Per avere un giro vita più stretto e una linea più snella, ordina adesso il tuo ABS Round Pro. We'll be right back.
lungo e pesanti. Allora, eccoci qua, ci sono tantissimi messaggi che arrivano. Allora, il più bel ricordo è entrare a Monza senza biglietto, che adrenalina, con i pantaloni rotti, lo ricordo anch'io. La cosa più importante per la Ferrari oggi è risolvere il problema del gioco di squadra. Gigi Spitaletto, sono arrabbiatissimo, Kimi lo trattano da Barrichello, così non va bene. Giovanni da Calcinate, ecco, questi sono un po' i vostri pensieri. Poi ce n'è un altro che è arrivato da qualche decina di minuti ormai. Ciao, domanda per Oscar: secondo te quest'anno Hamilton che tipo di problemi ha, suoi o della monoposto? Punto interrogativo. Aspetta Oscar a dare una risposta, andiamo prima a vedere il filmato che ci introduce proprio in casa Mercedes. È una Mercedes a secco di vittorie, quella che arriva a Baku per correre la quarta gara della stagione, e già questa è una notizia. È anche una Mercedes alla ricerca del suo blasonato campione, Lewis Hamilton, che dopo la pole in Australia non ha più dato cenno di sé, surclassato anche dal compagno di squadra, Valtteri Bottas. Insomma, la squadra che da 4 anni domina il mondiale sembra avere qualche problema di troppo che su una pista come Baku potrebbe evidenziare maggiormente oppure cominciare a risolvere. Lewis Hamilton afferma che la Mercedes non è più la prima squadra del mondiale, ma la seconda o la terza forza, e che è necessario lavorare per ritrovare la competitività. Ma a quale competitività si riferisce Hamilton? La sua o quella della Mercedes? Patatine pata metodo artigianale, double crunch, rosmarino, non posso resistere. Gustose, saporite, prodotte con il metodo artigianale, sempre croccanti. È per questo che le devi consegnare subito. E mi raccomando, veloce! Mi tocca, sono il testimonial. Pata, un piacere inimitabile. È un mix di cose. Eccoci di nuovo insieme quindi per parlare dei problemi Mercedes. Fabio Power ti ha fatto una domanda e noi lo ringraziamo, è un ragazzo giovanissimo ma molto attento e molto preparato e competente. E allora, Fabio, dai una risposta a Fabio, caro Fabio, Oscar. Dopo i 7 decimi in qualifica della prima gara, mi ero detto Hamilton quest'anno addirittura si è rilassato adesso e li scherzerà tutto l'anno. Invece non è così. Non è così perché chiaramente ci sono stati dei problemi, sembra che abbiano un problema di gomme posteriori, quindi è colpa sua o non è colpa sua non te lo so dire, anche perché finora 2 su 3 le ha prese il suo compagno di squadra, che chiaramente ha talento, non c'entra niente. Ma non posso, Fabio, non ricordare che l'anno scorso fino a Monza la Ferrari era in testa al campionato del mondo, perché all'inizio, anche l'anno scorso, la Mercedes pativa l'adattamento a queste nuove gomme grosse, hanno risolto ed ha risolto come abbiamo visto, poi è finita come è finita. E non solo, c'è una piccola cosa che devi non dimenticare mai: l'anno scorso è stata in testa fino a Monza e non era la Ferrari competitiva come quest'anno, era molto meno competitiva, quindi vuol dire che con questa grande Ferrari, se la Mercedes è lì e risolve i problemi, non so se dormirei sonni tranquilli da qui fino alla fine del campionato. Però problemi ne hanno, perché da 3 gare non vin- cioè le prime 3 gare non hanno mai vinto e non era mai successo. Infatti, e soprattutto è stato un po' surclassato, anche se il termine è forte, Gianmaria da Valtteri Bottas. Ma io credo, vado un pochino indietro negli anni, io mi ricordo di una bellissima gara di Barrichello, Hockenheim, che vinse. In quel periodo la Ferrari andava guidata molto in sottosterzo e Barrichello era uno che impegnava la macchina e faceva andare la macchina in sottosterzo. Evidentemente lo stile di Bottas riesce a esprimere il valore della sua Mercedes,
Hamilton, che è uno molto aggressivo, è uno che fa molto scivolare il retrotreno, magari ad ogni accelerata quel mezzo decimo che perde pattinando, non sommati danno la differenza con Bottas, che invece è un pochino più morbido come stile di guida. Io quello che ovviamente vedo, che ho visto a Monza in variante, è quello che vedo ovviamente questo dalla televisione. È vero, però perché? Siamo sempre lì perché non riescono a dargli la sua macchina. Ah beh, certo, la certo. Sua macchina, mentre l'anno scorso sì. Quindi se risolvono i problemi tornano quelli, se no così sai, fa fatica. E ma, ti ripeto, la Ferrari è cresciuta molto, quindi ma se questa macchina è la macchina di Bottas, vuol dire che l'avversario di Vettel diventa Bottas, Luca? No. Magari per Vettel. Rispetto a quello no, che diciamo che la Mercedes ha questo problema di gomme e che non riescono a gestire nella giusta finestra di utilizzo. E poi il fatto che la Mercedes ha sempre avuto questo problema di gomme, però giustamente anche lì è intervenuto Simons, giustamente ha fatto un'osservazione, è dal 2013 che loro con le gomme posteriori faticano. Quando hanno montato le power unit hanno avuto talmente tanta potenza in più, tanta gestione dell'unità ibrida, che sono riusciti a surclassare quello che era il limite loro delle gomme, l'hanno un po' mascherato. Queste non sono parole mie, sono parole di un ingegnere che ha fatto il direttore tecnico Renault e Williams. E poi questo discorso della tattica di gara, soffrono in particolare perché sono messi molto sotto pressione dalla Ferrari, non erano abituati ad essere così sotto pressione con le gomme anche prima, la gestione delle gomme posteriori davano anche prima, però avendo talmente tanto vantaggio si potevano permettere di fare delle soste alternative, delle strategie diverse. Certo, l'errorino diventa un errore, esatto. Invece prima no, e poi in più c'è un altro discorso che avevano segnalato i colleghi tedeschi, il fatto che la Ferrari sta continuando a utilizzare un consumo di olio vicino allo 0,6 0,58. La Mercedes è tornata 2016 con 0,1 0,2 come Renault e Honda. E secondo Hamilton, quando Hamilton ha detto la Ferrari ha fatto la pole di potenza e tutti l'hanno un po' irriso, era verità. Oggi comunque Hamilton ha fatto delle dichiarazioni abbastanza chiarificatrici sulla situazione. Certo, no, ma il discorso è tanto quello che... Che cosa ha detto innanzitutto? No, allora io volevo tornare un attimo al discorso tecnico della macchina, dopodiché il discorso della Mercedes, il fatto che è un connubio di cose, il fatto delle gomme, il fatto del motore che si uniscono insieme e formano il gap, il distacco, quindi... È un po' quello che va a incidere negativamente sulla prestazione della Mercedes. Poi dopo, ovvio, Hamilton, le sue parole, cioè, lo sappiamo che lui ovviamente quando dice una cosa dopo è sempre molto, molto criptico e soprattutto anche critico anche verso la squadra, perché ad esempio in Cina continuava a chiamare il box, continuava a avere problemi, secondo lui non era la strategia giusta, ad esempio potevano entrare prima con le Red Bull, avrebbe vinto la gara. Certo. Sì. Quello che volevo aggiungere io per dire crisi, ecco. Prima di tutto se lo tirano dentro quando sono andato alle Red Bull, sia lui sia Raikkonen, perché Vettel e Bottas erano passati, ma gli altri due nove avevamo un altro film, e poi, quindi vinceva la gara e eravamo tutti qui a fare altri discorsi, certo. I sei ma non va bene, ma voi, tutti noi, io per primo, cosa avete pensato quando c'era in testa Vettel, sapendo che doveva entrare a cambiare le gomme perché la Pirelli, tutti dicevano quelle tenere non possono finire, che era chiaramente matematicamente una doppietta Mercedes, cosa avremmo detto? Poi Vettel si è inventato quel popò di finale, certo, di gara sulle uova e ha vinto, stiamo dicendo che la Mercedes è in crisi, era una doppietta. C'è un'altra considerazione che è stata fatta a inizio stagione proprio in questo studio, la considerazione è di questo tipo, attenzione, che la Mercedes ha una monoposto completamente sviluppata, perfetta, se va, certo, rischia di vincere il mondiale. La Ferrari ha degli step di sviluppo che la potranno far crescere. Poi c'è un'altra cosa. E a fronte di questo discorso, quindi? C'è un'altra cosa che manca, adesso sempre il discorso dei rumor di paddock, avete visto che Vettel ha una terza leva sul volante, la FIA sta indagando di cosa si tratta. Perché la. È quella della radio, la musica. Durante l'ultima gara c'è stato qualche squadra che ha fatto, diciamo, delle critiche. Infatti Nicolas Tombazis, ex direttore tecnico della Ferrari, è intervenuto dicendo che innanzitutto gli scarichi tipo Renault, quelli che puntano verso l'alettone, saranno dall'anno prossimo saranno regolamentati. E c'è anche un'indagine su quello che sono le mappature di motore utilizzate durante le curve, quindi qualcuno utilizza lo scarico per soffiare sulle ali durante le curve. Sembra che la Ferrari stia utilizzando qualcosa di particolare, che riesce ad aggirare il regolamento, è regolare, però comunque dà un vantaggio alla sì, però giudichiamo, ok, quello è futuribile. Io sto parlando futuribile di quello che sono lì. Giudichiamo le prestazioni che vediamo. Sì, no, ma Mercedes in crisi vera, ti ripeto, qua se entrano vincono loro.
quando c'era io per primo, dopo a 25 giri dalla fine, ho detto, e mi cadevo di intendermene, ho detto è fatta, doppietta, perché quello deve entrare a cambiare le gomme. Invece certo, queste strategie sottili, no, no, quando hai le macchine vicine, hanno Mercedes sconvolto. Non è abituato, eravamo qui a fare altri discorsi. Oscar, scusami, ma devo ripetere ciò che dice sempre Oscar Berselli: con i se, con i ma, vinco è vero. Sì. E allora no, però tu non puoi utilizzare i se, no, non puoi utilizzare era una provocazione per la provocazione. Però, è veramente così in però crisi. È un dato di fatto che sono state le strategie nel bene e certo, nel male. Certo. No, ma erano provocazioni per farvi dire. Siamo sicuri che in termini di strategia manca della corsia di decelerazione. Sto dicendo, certo, però siamo sicuri che tecnicamente sia così. E cos'è il discorso? Il discorso non è tanto la Mercedes, il discorso è Hamilton. Il vero assente è Hamilton, perché comunque è sempre stato Bottas davanti. Esatto. Perché la Mercedes, siamo lì, strategie comunque sono quelle tre squadre che se la giocano, ma il vero assente di questo inizio campionato è Lewis Hamilton. Esattamente. I due assenti veri sono Hamilton e Verstappen. Verstappen, corretto. Vero, vero, vero. Allora, una pista come Baku, Gianmaria, li può far riemergere? Visto che stiamo parlando di un cittadino, di un tracciato che stringe molto, che entra in una zona, poi lo vedremo, storica della città, per cui... Beh, io vedo Hamilton a mani basse, ma proprio in scioltezza. È ovvio che... non... Dove? A Baku? Sì, assolutamente. Il vero problema è che non si riesce a capire realisticamente la macchina, cioè Mercedes, che cosa voglia fare, perché il discorso che facevate prima della radio con le due varianti, step A, step B, facciamo, aspettiamo, cioè veramente sembrava che gli avessero boicottato la gara apposta, perché era talmente... C'è un grande caos, quanto pare, dentro lì, dalla Mercedes, ma Hamilton si è lamentato già, a parte le dichiarazioni di oggi, testa bassa, lavoriamo, però si era già lamentato. Certo, ma non ho capito, nel cosa vuoi da me? Briefing della Cina si era già lamentato del fatto che l'ingegnere dovrebbe parlare, cioè l'ingegnere responsabile, adesso il nome non lo ricordo, dovrebbe mettersi lì con noi e parlare, perché ci sono delle procedure che non funzionano, ha detto chiaramente lui, questo Hamilton. Oh, gli hanno lasciato giù 6 secondi, ma certo. Cioè, sei vinceva, ha ragione, i 6 ma non fanno brodo, questi sono tanti di fatto. Sì, però, sì, ma lui si è lamentato, giustamente. Io ma era la provocazione per arrivare a dire: siamo certi che sia poi è in crisi, non è più la dominatrice, ma poi così in crisi? No, io non no, devono mettere a posto. Perché questo cittadino, vi ricordo, è un cittadino anomalo, ha uno dei più lunghi dritti del mondiale. 2 chilometri. Sì. Come Monza, uno dei più lunghi dritti del mondiale. Quindi è un cittadino anomalo, dove si fanno fra le più alte velocità del mondo. Infatti Alonso ha già detto: siamo troppo lenti e rettilineo. vedremo che cosa ci regalerà Baku a partire naturalmente da domani mattina, dalle prove libere. Ma ora andiamo un attimo in pubblicità. Quando ritorneremo parleremo di quel mercato piloti che vede uno su tutti, proprio il destino di Daniel Ricciardo. È in edicola il nuovo numero di Famiglia Cristiana, il settimanale al servizio della famiglia che garantisce un'informazione onesta e coraggiosa, con articoli, inchieste, approfondimenti, ispirata ai valori essenziali della verità, della giustizia, del rispetto, della dignità di ogni persona. Famiglia Cristiana ha cura di stare sui fatti e di rispondere agli interrogativi sempre nuovi posti dagli scenari della vita e della società. Lo fa con l'attenzione e lo stile dovuto a quel supplemento d'anima che caratterizza da sempre le sue pagine. Anche questa settimana su Famiglia Cristiana, in edicola e nella tua parrocchia. La Tecnostars Formichetti da oltre 40 anni opera in Lombardia e in tutta Italia nel campo delle telecomunicazioni per l'installazione di impianti TV digitali terrestri e satellitari. Garantisce sopralluoghi e preventivi gratuiti. Realizza collegamenti con cavi in fibra ottica nelle tubazioni esistenti e installa impianti terrestri e satellitari dedicati per portare il mondo televisivo e di internet in tutte le case. Risolve problemi di ricezione per il telefono cellulare. Offre contratti di manutenzione con garanzia decennale agli impianti e certificazione di conformità. Tecnostars di Formichetti. Tecnologia e professionalità al vostro servizio. Con G-Baby crescere è un'avventura. Sfoglia insieme al tuo bambino il primo giornale della sua vita. Giochi, fiabe, attività, storie, personaggi. G-Baby, in edicola in parrocchia.
Proverbio squisito. Se di Palzola la voglia è tanta, festeggia col palfuoco i suoi 70. Settantesimo Palzola, 70 anni davvero squisiti. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere. In edicola soli 2,90 euro. Cronache, dibattiti, approfondimenti, la Serie A, le coppe e il calciomercato. I commenti a caldo, le interviste, le polemiche, con i migliori giornalisti, tecnici e giocatori. Sì! Gol del Milan! Sì! Doppia cappa! Ancora Kalinic! Questo e molto altro a Nova Stadio, Nova Stadio Sprint e Nova Stadio TG, in diretta tutti i giorni dopo le 19.30 su Telenova, Telesubalpina e in streaming. Sempre sul pezzo, dentro i fatti, oltre le notizie. Scendi in campo con noi, con i social, i messaggi e le tue telefonate. Nova Stadio, il calcio a modo nostro, il calcio come piace a te. Stiamo veramente dialogando con Oscar, che nonostante tutto, dialogando, perché davanti alle telecamere adesso Oscar sembra quasi un sostenitore di Raikkonen, ma voi dovreste sentirlo a telecamere occupate dalla pubblicità. No. E allora Oscar cambia completamente. Sono un sostenitore di Raikkonen perché lo sento trattato male a scapito loro dalla Ferrari. Questo Raikkonen che si è svegliato, che gli è tornata la voglia, chiamiamolo come vuole, va usato diversamente, okay, a mio modesto avviso, okay, punto. Poi se me lo fate diventare nuovo Jim Clark, non ci sto. La prossima volta registreremo senza farglielo vedere quello che dice durante la pubblicità. Va bene. Allora andiamo invece andiamo a parlare di mercato piloti, soprattutto del pilota che è alle mie spalle, quel Daniel Ricciardo, che effettivamente, se arrivasse in Ferrari, porterebbe quantomeno un sorriso a 45 denti come solitamente fa lui. Ma vediamo questo servizio che ci introduce all'argomento e poi ne parleremo, perché voi vi siete già espressi nel merito. Daniel Ricciardo a surriscaldare il mercato piloti di questo 2018. Dopo lo splendido successo ottenuto in Cina, Mister Simpatia ha dichiarato di essere disponibile ad un accordo con la Red Bull, ma alle stesse condizioni economiche e di trattamento offerte al suo compagno di squadra Max Verstappen. Sul pilota australiano sembra abbiano messo gli occhi parecchie squadre, a partire dalla Mercedes, dove Bottas resta al momento in scadenza di contratto e Lewis Hamilton, nonostante la lunghissima trattativa, non ha ancora messo nero su bianco sul suo futuro. Un posto c'è anche alla Ferrari e sembra ci sia anche un precontratto già firmato. Sì, perché è logico pensare che Raikkonen, pur in una condizione di forma smagliante, sia in partenza a fine anno. I bene informati sostengono che il finlandese possa essere sostituito anche prima della fine del campionato con Leclerc, ma le prestazioni del monegasco sono ad oggi ancora molto acerbe. Fuori dai top team, Ricciardo farebbe molto comodo a chiunque, partendo dalla McLaren per arrivare alla Williams. Soldi, ma soprattutto prestazioni permettendo. Bene, allora, ci sta Ricciardo la Ferrari. Oggi quello che arriva come messaggio da Baku è un Ricciardo che dice: no, attenzione, precontratti con la Ferrari assolutamente non esistono. Nessun contatto con la Ferrari. E quando un pilota dice così deciso che non esiste alcun contatto, molto probabilmente ha firmato anche il contratto definitivo con la rossa. No, almeno solitamente succede questo. Ma
Allora, innanzitutto volevo mandare un vostro parere, ne sono arrivati tanti, voi tutti lo desiderate un pilota così alla Ferrari, non riesco a mandare questo messaggio, se Ricciardo arriverà alla Ferrari spero perda la disgustosa abitudine di bere nella scarpa, questo è il discorso di Andrea, però in maniera un pochino più seria Luca, qui in studio mentre andava il servizio di Ricciardo si diceva quel sorriso la Ferrari glielo farà perdere se lui viene a vestirsi in rosso, no. È davvero così? Io credo di no. Io mi auguro di no, però la filosofia della squadra, del testa bassa e pedalare, infatti volevo leggerci un messaggio in codice su quello che ha detto Hamilton, è Hamilton che viene in Ferrari, che già fa le dichiarazioni di Maurizio arriva bene. Scherzi a parte, no, la tensione che hai in Ferrari comunque quando ci arrivi è tale che probabilmente una parte di quella spensieratezza quantomeno non la mostrerà. Nel nostro paese c'è un malinteso senso della gioia, del godimento. Se tu sorridi sei uno scemo e non lavori bene, non è vero. Non è un caso che arriva bene, continua a dire, e stanno lavorando bene, testa bassa e pedalare, testa bassa e lavorare. Sì, però ogni tanto anche un sorriso, io dico, sono arriva bene, stanno facendo tutti un grandissimo lavoro. Non è nella nostra concezione di italiano. Ma perché no? Perché l'italiano ragazzi, in ufficio incontri uno alle 7 di sera e te ne vai, ti dico, mezza giornata oggi. Ma ragazzi, in Ferrari abbiamo avuto anche Claire Gazzoni, che era un viveur, uno che con due baffi così ti faceva sorridere ogni volta che scendeva. D'accordissimo, amato dall'ingegnere Ferrari, ma che però l'ha bollato viveur, danseur e pilota a tempo perso. Attenzione, perché va a leggere anche in quello. Certo che e piaceva all'ingegnere Ferrari, ma poi ha dato questa definizione, anteponendo quella che era la parte ludica del carattere di Clay a quello che era il suo enorme talento che lui valutava, ma poi alla fine l'ha bollata così. Ma il sorriso non c'è più, ragazzi. No, sono d'accordo. Benissimo, in Ferrari non si sorride. Perché? Perché c'è questa etica del lavoro che devi essere sempre concentrato, perché se poi sbagli, non vince, ti viene quasi addebitato il fatto che tu abbia lavorato con leggerezza. Ma non è un problema solo della Ferrari, è un problema del mondo del lavoro in questo paese. In questo paese ti devi prendere troppo seriamente, perché se tu sorridi, perché se noi adesso ridiamo e scherziamo e poi cominciamo a sbagliare i nomi, sembriamo degli scemi. Capisci? Però anche noi ogni tanto una battuta la tiriamo e due risate le facciamo, perché insomma bisogna prenderlo anche un po' alla leggera. Allora, questo mondo non è fatto solo di serietà, di lavoro, di sudore, di sacrificio. Vabbè ragazzi, però è uno sport, è vero, si investono milioni, li buttano anche via, poi vedremo come, ma... Guarda, se mi tolgo la collana della passione la metto sul comodino... la collana della passione... Guardo la Ferrari e vedo tanta politica. E quindi quando nello sport arriva la politica, tutto quello che è la logica sportiva, umana di tutti, del meccanico che serra le ruote nel pit stop, come il pilota che porta a casa la vittoria, viene sempre offuscato dal politico di turno, che non per forza deve essere un politico che abbiamo in Parlamento, però un politico però, che abbiamo nelle varie federazioni. Insomma. E Ferrari, dalla morte appunto del Drake, è diventato esponenziale questa attività politica. E quindi tutto quello che gravita attorno alla Ferrari trasuda un po' politica e quindi devi essere politico. Nel Schumacher era bravissimo, un ottimo politico, ed è riuscito a innestarsi bene in quel meccanismo vincente dei suoi mondiali. Oggi però Vettel, i tempi del regno Montezemolo erano diversi. Montezemolo e Marchionne sono proprio due figure che non si guardano in faccia. Perfetto, ma entrambe fanno politica in modo diverso, ma Montezemolo è molto più leggero di un Marchionne. Aveva uno storico. Montezemolo è nato e cresciuto nella Formula 1 e ha imparato tantissimo. Marchionne, come io ho detto più volte, non è un uomo di sport, non arriva dallo sport, non è arrivato dalle corse, il suo background era sui libri, a studiare, cioè tanto di cappello, perché è diventato un manager tra i più forti al mondo, però è una grande differenza, quindi
comunque Marchionne, la passione, quella collana ne ha un pochino più piccola, è una collanina. Oscar, allora cosa dobbiamo dire a Ricciardo? Se gli siamo amici, resta dove sei? Ma io adesso parlo con Ricciardo. Sì. Allora, per me Ricciardo è tutta la vita il Ferrari, ma tutta la vita, ma non perché sorride, è simpatico, è bravo, perché è concreto, è veloce, sbaglia poco, fa dei sorpassi senza prendere azzardi. Scusa Oscar, ecco. E gli riescono, cioè quindi io non riesco a scindere le due cose, quindi se devo fare del varietà mi prendo uno che sorride. Ricciardo tutta la vita in Ferrari. Purtroppo penso anch'io che qui sorriderebbe un po' di meno, perché l'aplomb lo investirebbero di un problema. No, Oscar, ti devo stoppare perché c'è un problema al tuo microfono. Mi dicono dalla regia che non si sente a casa, quindi ti ha bloccato il microfono e io non c'entro proprio niente. Allora, aneddoto bellissimo. Sì, tienilo l'aneddoto perché. No. Oscar ricorda un aneddoto molto interessante e, e allora ti porge il microfono, di Oscar, guarda ce l'hai lì. Ma no, volevo ricordare, io ho avuto la fortuna di frequentarlo per parecchi anni quell'ambiente, sì? E c'era un'atmosfera dove, è un eufemismo ma rende l'idea benissimo a casa, chi era addetto alla pulizia delle toilette si sentiva il campione del mondo dei pulitori di toilette. Okay. Chi faceva non so, i calcoli matematici più assurdi, si sentiva il campione del mondo dei matematici, perché lì venivi investito di questo aplomb. Adesso Maurizio Riva Bene continua a dire, perché qui facciamo i fatti e non le chiacchiere, lavoriamo come, ma anche gli altri lavorano tutti, più o meno bene, lavorano tutti anche gli altri, è nato l'ibrido, sono 4 anni che si prendono mazzolate in testa dai tedeschi, non perché hanno più soldi, hanno lavorato meglio, adesso la Ferrari ha recuperato perché sono bravi e Ricciardo va preso, se va preso, perché è bravo, non perché sorride. Poi ultima e qui finisco, per me purtroppo Ricciardo verrà in Ferrari, sine qua non Vettel non vince il campionato del mondo, se lo vince non cambiano, si tengono Vettel. Beh, perché Vettel diventa ancora più potente da poter rifiutare Ricciardo, mio pensiero. Ok, benissimo, andiamo in pubblicità perché vogliamo rimettere a posto il microfono ad Oscar, ci risentiamo fra pochissimo. Anniversari to you! Palzola, fai 70, mina mangi una furma tanta! 70esimo Palzola, 70 anni davvero squisiti! Con G-Baby crescere è un'avventura. Sfoglia insieme al tuo bambino il primo giornale della sua vita. Giochi, fiabe, attività, storie, personaggi. G-Baby, in edicola in parrocchia. Proverbio squisito. Il Palzola al fa 70 anni e mia al maggio fino a 100 anni. 70esimo Palzola, 70 anni davvero squisiti. Materasso matrimoniale anallergico a molle indipendenti a solo 338 euro il prezzo del singolo. Ma qui, da MCA, dove trovate tutto per un riposo perfetto. Tantissimi materassi, reti ortopediche, più di 60 tipi di cuscini, biancheria, piumini e trapunte. Da MCA, dormire è la vita e risparmiare non è un sogno. Macchine da cantiere, veicoli da trasporto, mezzi agricoli. Protagonisti a Drive and Work. Il programma che punta i riflettori sulle più moderne macchine da lavoro. Applicazioni, tecnica e componentistica. Drive and Work, la trasmissione sulla tecnologia al servizio dell'uomo. Eccoci nuovamente insieme, stiamo scaricando un po' di vostri messaggi, sono tantissimi quelli che ci state mandando e alle mie spalle quello che vedete è proprio quel gesto insano che ha
praticamente introdotto in Formula 1 quello che sta ridendo lì sulla sinistra, ed è quello che è successo lo scorso anno proprio sul podio di Baku. Sapete chi sta bevendo? Lo avete riconosciuto sicuramente, il Lance Stroll, che per la prima volta nella sua carriera salì sul podio di una Formula, di una gara di Formula 1 al terzo gradino, dopo una gara davvero bellissima. Non la ricordate? Beh, i fatti salienti ve li raccontiamo in questo servizio, guardiamoli insieme. Quello dell'Azerbaigian è stato un gran premio pazzo, vissuto su una pista folle e irregolare, visto che nei punti più pericolosi non rispetta la carreggiata minima prevista dal regolamento. Ma il secondo gran premio azero si ricorderà soprattutto per il duello rusticano a bocce ferme tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. In regime di safety car, Lewis Hamilton all'uscita di una curva frena all'improvviso e Vettel lo tampona, come accade spesso in autostrada o in colonnate in città. Il pilota della Ferrari interpreta l'azione di Hamilton come una scorrettezza, lo affianca e lo sperona mandandolo a quel paese, proprio come accade spesso nelle nostre città. Hamilton fa orecchie da mercante e quando scende dalla sua monoposto chiede stupito il motivo della dissennata reazione del pilota della Ferrari. Ipocrita o sincero? Se applichiamo il codice della strada, Hamilton è nella ragione e Vettel nel torto. Il fallo di reazione è stato punito con 10 secondi di penalità, esagerati secondo alcuni, fallo da bandiera nera secondo altri. Anche sui tempi impiegati per comminare la penalità ci sono dei sospetti. La decisione di dare 10 secondi a Vettel arriva quando la Mercedes è costretta a far rientrare Hamilton ai box. Pensate quel che volete, ma un fatto come quello che è accaduto lo scorso anno a Baku, secondo me, ha un attimino condizionato poi l'esito del mondiale, se non nel comportamento, nella mente dei due piloti che poi se lo sono giocato il titolo. Non si sono praticamente più forse guardati in faccia, si sono rispettati pochissimo. Lewis Hamilton ha detto più volte, guardando Vettel in faccia, ti voglio togliere quel sorriso dalle labbra. E invece oggi che cosa ha dichiarato, Luca? Oggi invece ci sono state dichiarazioni distensive, nel senso che Hamilton in conferenza stampa, nel paddock di Baku ha dichiarato che Vettel è cresciuto, è cambiato, i campioni sono in continua evoluzione, è bello vedere gente che cambia, che migliora e che non sono perfetti, quindi che possono cambiare, possono migliorare, quindi c'è una certa distensione tra i due e lui dice che il rapporto andrà avanti ad essere così, anzi confida che continuerà ad essere in questo modo. Si pensa che soddisfazione per un 4 volte campione del mondo sentirsi dire che è cambiato da un suo collega. Sì, beh, da un altro 4 volte campione, però voglio è dire, migliorato, cioè, no, voglio dire, fosse un grande team manager, un grande giornalista. Beh, è uno come me, voglio dire che mi dice. Poi ha un anno in più Hamilton, non ha 10 anni in più per fargli da paternare. No, beh, lui ha semplicemente detto che si rispettano di più dopo le diatribe dell'anno scorso. Abbiamo dato tutti Ricciardo in Ferrari perché c'è questa voce del precontratto che non gira dall'altro ieri, gira ormai da un paio di mesi a questa parte. Scadenza 30 luglio. Scadenza 29 luglio, quindi adesso poi oggi sembra che la scadenza sia il 30 di giugno prima del 29 luglio, quindi però per il valzer dei sedili alla fine il papabile sembrerebbe Sainz, che prende il posto in Red Bull, andrebbe a sostituire Ricciardo, perché in Renault è in prestito praticamente. Ok, questo però è l'uomo giusto? Punto di domanda per Red Bull, perché se Verstappen continua a tirare delle macchinate a destra e sinistra, non inquadra il campionato, io prenderei una persona che comunque mi permetta di portare la Red Bull dove deve stare, quindi sempre. Non è che non si sta parlando di Mercedes e magari Ricciardo sta proprio dialogando con Toto Wolff. Io se fossi Toto Wolff ci penserei seriamente a metterlo di fianco a Hamilton. A sì, Ricciardo, anch'io. Certamente. Beh, Ricciardo è stato comunque sempre insieme a personaggi scomodi. No, ed è sempre stato, quello che ha sentito meno. Pensa Hamilton. È sempre stato meno la questione.
è sempre quello che è stato della coppia che ha sempre sentito meno la tensione. I precontratti in Formula 1 non valgono la carta sui quali sono scritti, questo lo sappiamo, per cui io fossi Toto Wolff probabilmente ce lo farei un pensierino a bisogna vedere a cosa Ricciardo. Pensa Hamilton, però bisogna vedere cosa pensa Hamilton, chiaramente avrà diritto di veto. Più di Vettel però allora, perché almeno lui ha vinto un po' qualche mondiale. Con la Mercedes, è stato lui a portare la Mercedes. Beh, Vettel ne ha 4 di titoli mondiali sulle però, spalle. Ma non li ha vinti con la Mercedes. Con la Mercedes, sì, Vettel li ha vinti con la Red Bull. Cioè, sarà, quindi, in teoria, sarà un proseguo di stagione interessante. Ce l'ha più forte. Vettel e Hamilton sono felicissimi di avere come compagno di squadra un No, sono d'accordo con te io. Primo, secondo, vabbè, sicuro, chiaro. Non ci sta più a fare la seconda guida, Ricciardo. Ma no, l'ha dichiarato. Non sta più la seconda guida. Non parliamo in quattro, Non ci sta più a fare la seconda guida. Secondo, vuole un compenso economico adeguato ai top. Quindi chi può pagarlo? Solo un top team. Solo un top punto. Team. Quindi Ricciardo dovrà chiaramente essere più forte politicamente e promozionalmente di Vettel. Più forte di Hamilton dovrà essere, lo è. Però io penso che lui, secondo me, in Red Bull dentro di sé non vuol più rimanere. Non dimentichiamo, ha capito però, che forse non, ma, sì, ma la domanda il team ha preso dove può andare, chi lo paga chi lo fa fare la prima guida, che lui non vuole più fare il secondo. È arrivato anche un messaggio che dice vogliamo Gabbiani in Formula 1. Beh, c'è già stato, quindi siamo a posto. E c'è stato tuo papà, vero? Papà. Grande. Tu cosa ne pensi? Prima uno basta, avanza. Un Ricciardo e un Hamilton nella stessa squadra. Ma io credo che Hamilton oggi ha comunque un peso di atleta, ha fatto vedere negli ultimi anni che il suo valore personale è unico. Lo scorso ha vinto lui, non la macchina. Bravissimo, difatti volevo per arrivare lì. Vettel nell'episodio dell'anno scorso di Baku è cascato dentro il trucchetto di Hamilton da kartista navigato. Quella è una cosa che nel karting chi ha fatto tanti anni di karting lo sa, lo conosce, e Vettel da 4 volte campione del mondo ci è cascato proprio come un pivello della 60.000 di carta, più la reazione. Quindi Hamilton ha qualcosina in più a livello di testa durante la gara, nella visione della gara, del sorpasso. Avere però uno che va come te, perché comunque Ricciardo sul giro non penso. Però scusa, non dimentichiamo neanche che nel finale di stagione la Ferrari è venuta a mancare anche in termini di affidabilità. Non solo Vettel aveva non ha paura... avuto un Vettel, ma Olio. No. Olio. Ma sicuramente sì. L'olio. Olio problema. E problemi. La Mercedes a Monza aveva il motore a 1 e 2, a 1 ancora, a 1 addirittura. C'è stata anche una certa differenza, sì, in termini di potenziale tecnico. L'incidente in partenza, tecnico, che è quello che ha proprio... Sì, sì. È lì è Vettel comunque, Cioè è andato a cercarsi con colori, cioè, erano quelle piccole, sono quelle frazioni di secondo dove un vincente fa la differenza. E quindi fare... quella mossa ti mette in condizioni di vincere la gara, perché poi alla fine, se la vai a analizzare, la scorpori, cosa che facciamo ogni giovedì, comunque vedi che il campionato l'ha perso, in numeri alla mano, a Baku e nell'incidente alla penultima gara. Quindi a Baku ricordiamoci il poggiatesta, perché a Baku si sono equivalsi poi i danni. Grazie alla fortuna che c'è una giustizia cosmica, perché a Baku ha preso 2 volte 40 secondi e 2 restart. Cioè, a Baku. No, ma io difendo Hamilton dicendo che lui è l'uomo, ragazzi. È l'uomo di Baku, cioè sarà l'uomo di Baku sicuramente. Ovvio che le variabili sono tantissime. Volevo dire una cosa soltanto, ancora in relazione a chi verrà in Ferrari. Noi non dobbiamo dimenticare che a giugno c'è un appuntamento molto importante nel mondo Fiat, ed è il futuro di Marchionne. Marchionne, vero, se non rimane in Fiat e va in Ferrari, tutto molto dipenderà anche da chi al posto suo siederà in Fiat l'anno prossimo. Ed è tutto un discorso anche non solo legato al prodotto, ma che può anche influenzare la parte sportiva. Perché se Marchionne non riesce a mettere un suo uomo in Fiat al suo posto, chi mi dice che l'anno prossimo il budget Fiat per Ferrari sia quello di quest'anno? E perché non potrebbe arrivare invece un pilota che porta in dote, come in tante altre squadre, molti soldi?
Può sembrare fantapolitica in questo momento, e vedremo che cosa succederà il primo di giugno, però non dimentichiamoci anche questo, che c'è un grandissimo cambiamento che comunque vada, sarà epocale, nel gruppo FCA, che riguarda colui il quale l'ha salvato e che riguarda in particolare la Ferrari. Visto che prima abbiamo sostenuto che la gestione della squadra Ferrari è politica, il discorso di Luca non fa una grinza. Sì, dal punto di vista politico, economico no, la Ferrari guadagna. La Ferrari Formula 1, non la Ferrari Automobili, non perdiamoci che 43 miliardi dopo le tasse, quanto è stato. La Ferrari Formula 1 guadagna. Sì, ma politicamente è legata al cordone ombelicale. Esatto, è un discorso politico, non che la Fiat non riconosce lo stesso budget. La Fiat non può permettersi di dire alla Ferrari non spendete tutti quei soldi, perché la Ferrari Oscar, sono d'accordo con te, la Fiat di oggi, bisogna vedere il 2 di giugno ma che Fiat è, capisci? Se Marchionne mette un suo uomo al posto suo, sempre che se ne vada, non cambierà nulla. Anzi, potrebbero essere anche cose migliori se effettivamente lui si sposta soltanto sull'universo Ferrari, parlo di un punto di vista sportivo. Ma se gli equilibri dovessero cambiare? Non lo so, lo sapremo a giugno. Io vedo queste grandi manovre in casa FCA, soprattutto con l'avvento di Alfa Romeo, che per adesso è un adesivo sulla macchina, però Marchionne non fa mai nulla a caso, quindi non regala i marchi e i soldi, certo, soldi alla Sauber. Ricordiamoci che comunque c'è anche Haas che fa parte della famiglia, perché è comunque la terza macchina, perché allo stato tecnico è molto similare alla famiglia Ferrari, e quindi si sta aprendo un polo. Giustamente Oscar diceva che la Ferrari è in attivo, la Ferrari Formula 1, quindi secondo me può anche replicare con Alfa Romeo e con altre situazioni, visto che comunque lui se lo permette. Da 11 anni non vincono il mondiale, se lo vincono con Vettel non cambia niente. Per me niente, a meno che sia Raikkonen a dire mi interessa, lascio perdere, ma non credo, non cambia niente. Bisogna vedere anche quelli che sono i tempi, perché il mondiale è così equilibrato che se lo vincono l'ultima gara, Ricciardo comunque una strada la prende molto prima. Esatto, ma in Ferrari non lo prendono. Se vince Vettel, campione, con la Ferrari dopo 11 anni, non gli mettono vicino l'unico che gli dà fastidio. Non lo fanno. E sarebbe davvero un gran peccato. Sì. Comunque sia... Adesso andremo a parlare di piste che sono davvero in grande difficoltà, rimanendo in tema Formula 1. A fra poco. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere. In edicola soli 2,90€. Materasso matrimoniale ortopedico a solo 140 euro, il prezzo del singolo. Ma qui, da MCA, dove trovate tutto per un riposo perfetto. Tantissimi materassi, reti ortopediche, più di 60 tipi di cuscini, biancheria, piumini e trapunte. Da MCA, dormire è la vita e risparmiare non è un sogno. È in edicola il nuovo numero di Famiglia Cristiana, il settimanale al servizio della famiglia che garantisce un'informazione onesta e coraggiosa, con articoli, inchieste, approfondimenti, ispirata ai valori essenziali della verità, della giustizia, del rispetto, della dignità di ogni persona. Famiglia Cristiana ha cura di stare sui fatti e di rispondere agli interrogativi sempre nuovi posti dagli scenari della vita e della società. Lo fa con l'attenzione e lo stile dovuto a quel supplemento d'anima che caratterizza da sempre le sue pagine. Anche questa settimana su Famiglia Cristiana, in edicola e nella tua parrocchia. Ogni venerdì sera alle 23:30 non perderti Show Car, la trasmissione che parla di motori, con prove su strada, saloni internazionali, novità, inchieste e tutto quello che serve sapere per scegliere la tua prossima auto. Show Car, l'unico programma che parla anche del futuro, con le ricostruzioni rendering delle auto di domani. Tutti i venerdì sera su Telenova. Allaccia le cinture e mettiti comodo. Sei su Show Car. Basta.
Eccoci nuovamente insieme, stiamo parlando di Formula 1, stiamo parlando degli spostamenti dei piloti, siamo appena usciti dalla fase del mercato, voi ci state seguendo al 335-7799-299. Adesso vorrei farvi entrare, se ci seguirete, in un altro argomento che non è molto semplice, ma è un argomento che, a mio modo di vedere, sta emergendo in tutta la sua gravità, soprattutto in Europa. Soprattutto in quelle piste che Bernie Ecclestone ha fatto, a cui Bernie Ecclestone ha fatto firmare dei contratti onerosissimi, e non si sa bene perché siano stati poi firmati, che però non potranno mai portare avanti a quei livelli. E quindi la Formula 1 rischia di scomparire. No, non solo, non sto facendo solo un discorso di Monza, ma guardate questo servizio. Il grido di dolore arriva dall'Inghilterra e precisamente dalla storica pista di Silverstone che, a detta dei suoi amministratori, non riesce più a sostenere i costi del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 e, se le richieste di Liberty Media per il rinnovo resteranno le stesse, allora Silverstone sarà costretta a dare l'addio alla Formula 1. Bernie Ecclestone ha seminato danni ovunque, costringendo anche le storiche piste europee a firmare contratti capestro, adatti ai paesi che producono petrolio e gas e non a stati che realizzano le tecnologie per la Formula 1. Così, ora i responsabili di Silverstone affermano che se le richieste di Liberty Media non scenderanno in modo consistente, la Formula 1 dovrà lasciare la storica pista di Silverstone e, considerando le assurde richieste economiche, pensiamo sia giusto affermare che la Formula 1 lascerà l'Inghilterra perché nessun circuito è in grado di sostenere contratti così onerosi. Gli stessi problemi minacciano anche Monza, che paga l'assurdità di 75 milioni di dollari per 3 gare di Formula 1, ma non solo. Per contratto, tutta la pubblicità in pista, tutte le salette di rappresentanza, tutto il merchandising e i possibili ritorni economici che ruotano attorno ad una gara sono incassati da Liberty Media. Alle piste restano l'incasso della biglietteria e tutti i costi per l'organizzazione dell'evento. È così che il Monza Eni Circuit lo scorso anno ha perso 14 milioni di euro. Allora, come si può andare avanti? Come si deve affrontare questa situazione? Bisogna lo chiediamo a Luca Del Monte, che è stato anche amministratore in grandi aziende, è stato anche manager in grandi aziende. Cioè, no, l'azienda deve far quadrare i bilanci. Assolutamente sì. Noi abbiamo avuto il presidente, scusa, di SIAS proprio la settimana scorsa e la notizia è arrivata proprio da lui. L'anno scorso hanno perso 14 milioni di euro. No, è una cosa folle, chiaramente. Cioè, il discorso è oggi, con Liberty Media teoricamente ci dovrebbe essere stata una ripartenza, che mi ricorda molto la ripartenza politica italiana del 92-94, che tutto è stato fuorché una ripartenza. Ma sono contratti che vanno completamente ridiscussi, voglio dire. Noi abbiamo assistito, colpa di Berni, non colpa di Berni, a uno sgretolarsi del fronte europeo. Non si corre più in Olanda, non si corre più in Svezia, si torna a correre in Francia adesso. E per andare a correre dove? A Singapore di notte, per andare a correre nel Bahrain che tirava il vento, tirava la sabbia. Azerbaigian. Baku, ragazzi, Baku, ci siamo esaltati tutti che l'anno scorso è stata una gara meravigliosa. Quel rettilineo di 2 chilometri. Nulla. Ma ve lo ricordate, Ragazzoni in fondo alla Shoreline Drive a Long Beach? Se qualcuno non ha i freni a Baku, cosa succede? Bisogna cominciare a ridiscutere tutto, e da un punto di vista sportivo, che non sono soltanto le regole per le vetture, ma anche proprio dei circuiti, e poi il punto di vista economico, voglio dire, e Liberty Media, che è americano, dove vanno a correre in circuiti che comunque sono fatiscenti e dove senz'altro non spendono queste cifre, dovrebbe saperlo prima di tutto. Va ridiscusso tutto. Allora, possiamo fare noi, io, Oscar e tanti altri qua, siamo probabilmente dei nostalgici dei bei tempi che furono. Silverstone ha debuttato il campionato del mondo nel 50, ha ottenuto la prima vittoria alla Ferrari nel 51, e parlando di Gilles,
Gilles debuttò nel 77 lì, ma al di là di questo, ragazzi, l'Inghilterra, anche se oggi non ha più una sua un'industria automobilistica propria, ha un passato, una tradizione e ha comunque un presente a livello di automobili, prodotto e sportivo pazzesco, non si può prescindere da questi paesi, perché cade l'Inghilterra, tornerà via la Francia, cadrà l'Italia, non si correrà più in Germania e andiamo a correre soltanto dove? In Bahrain? Per carità, oggi abbiamo 52.000... Stiamo parlando di piste che costituiscono la spina dorsale del calendario di Formula 1, la storia. Ma pensate a Spa, per quanto obsoleto o Monte Carlo, per quanto obsoleta possa essere Monte Carlo, possa essere meravigliosamente così, perché sono gare dove il pilota ancora conta, non più della macchina, perché questo non è più possibile, però conta molto di più. Basta tutte queste piste uguali con il ricciolino come la Malesia, dove non si corre più, o come la Cina. È vero che Silverstone è stata snaturata tantissimo negli ultimi anni, però è una delle piste storiche, va ridiscusso tutto e chi meglio di Liberty Media può fare? Ma se gli arabi hanno voluto la Formula 1 per dare visibilità al proprio paese e alle opportunità turistiche verso l'esterno del paese stesso, piena di petrolio com'è, piena di petroldollari com'è, magari è giusto anche che paghi questo servizio in termini di milioni di euro. No, ma allora dovrebbe. Ma l'Europa essere... no, l'Europa non può farlo. Sono discorso. D'accordo, però allora sbagliamo andare a fare il theme park a Dubai. Perché il problema vero, grosso, è anche quello. O andare a correre a Singapore. Ragazzi, ma sapete quanta, tu lo sai benissimo, quanta umidità c'è a Singapore? Che sembra alle 11 di sera sembra di uscire da una sauna. Sì, per mano delle power unit bolliva tutto in macchina. Esattamente. Ragazzi, ma cambiamo sport. Il Qatar ha preso il campionato del mondo di calcio e poi hanno scoperto che ci sono 50 gradi all'ombra, per cui devono spostarlo a dicembre. Capisco che i soldi siano importanti, fondamentali e tutto il resto. In Formula 1 nelle corse lo sono sempre stati comunque, ma bisogna trovare una via di mezzo, perché sennò si rischia. Luca, l'ultima cosa di Bernie ed è eclatante, Tocco Baku, perché è quella dove andiamo. Questo signore ha fatto firmare, è una città magnifica, in mezzo al nulla, dove della Formula 1 non gliene frega nulla, dove non c'è niente fuori 15 km, certo, più niente. Ha fatto firmare 10 anni di contratto a 50 milioni, sì, hanno il gas, paghino, sì, ma... il Castellet torna dopo quanti anni che non c'è il Gran Premio? 10. 2008. Hockenheim è stato fuori una vita, cioè Monza in difficoltà, ha perso 14 anni. È fatto tutto per essere teletrasmesso, poi siamo noi i primi a guardare tutte le trasmissioni, quindi, ma non ci va più nessuno. O questi signori americani, che per loro il business è il top, hanno speso 9 miliardi di dollari per comprare da Bernie ste giochino, perché Bernie gli avrà fatto vedere dei contratti futuri. Certo. Ma o questi vengono a miti consigli, oppure se vogliono realizzare quello che fece Bernie nei tempi d'oro, finisce, come dice Gigi, Formula 1 in Europa finisce, perché è insostenibile, salvo che, ed è un'utopia, qualche governo consideri l'evento Monza come un avvenimento culturale, tipo che non succederà mai, perché lo sport non è visto così. No, no, ma in Europa il presidente Sticchi Damiani, che adesso vediamo in video, lui è riuscito a staccare questo contratto grazie anche a degli appoggi e a delle assicurazioni che sono state date dalla regione, dal governo. Ma non è possibile che un apparato statale sostenga un gran premio. Adesso cambia il governo, vediamo i nuovi cosa diranno a questo proposito. Forse è finita. Scusate, non è un giudizio politico, ma il nuovo sindaco di Roma, insediato da 2 settimane, ha detto no alle Olimpiadi. Esattamente. Non lo ricordate? Esattamente. Quindi, però ha detto sia la Formula E. Sì, va bene, ma perché demagogia quella? No, abbiamo visto. Sia la Formula E perché aveva dei contenuti e dei costi sostenibili, sì, ma quando i costi di una manifestazione non possono essere più sostenuti, o peggio ancora, caricate sulle spalle dei cittadini, a questo punto... Se a Roma avessero detto che perdi 14 milioni di euro, nessuno si sognava di fare la Formula E. Monza ha perso 14 milioni di euro, sapete quanti sono? Io
Vedo, sì, vedo i circuiti Silverstone, dopo il rifacimento, il lifting che è stato fatto, e hanno speso una barcata, sì, di milioni. Tantissimo. Mi ricorda le Olimpiadi, nel senso che la città ospitante delle Olimpiadi investe tantissimo per un evento che dura poco più di un mese. Due settimane. Sì, nel senso tra arrivo, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni quattro anni. E poi si lascia lì. Il discorso dei circuiti, quelli europei ovviamente, per stare al passo con quelli dove hanno i famosi petrodollari, dove ci sono tanti soldi, dove in circuiti tipo Abu Dhabi o comunque hanno fatto delle cose pazzesche, hanno speso molto di più di quello che poi realmente viene sì, anche. Certo, quindi 50% del calendario ha dei circuiti pazzeschi, ultra nuovi, super, super costosi, e noi europei dobbiamo metterci al pari loro, chiaramente. Ma per quale motivo? No, questo è quello che pensava Bernie. Pensava Bernie? Certo. No, dove sta il problema? Ma per far pagare 22 milioni di euro per un Gran Premio a Monza, Bernie ha saputo anche solleticare Imola, metterla contro Monza, sì, sì, e alzando così la posta. Dov'è il problema, però? Che quando tu blocchi il circuito, parliamo di Monza, dove alla fine sei tutto concentrato solo esclusivamente per il Formula 1, perché comunque hai dei contratti da rispettare, e perdi un pochino quello che è il circuito stesso, cioè devi fare delle gare e devi, io mi ricordo dei mondiali prototipi con le stesse persone. Maria, è un problema di tutti. Silverstone, ogni domenica c'è una gara, sono sotto economicamente, sono pieni di debiti, cioè, Donington l'ha rinunciato, la Francia dal 2008 non faceva un Gran Premio, quest'anno è intervenuto una regione per vedere com'è, sì, e mi sembra che la regione stia facendo, fatte le debite proporzioni, la stessa politica di questi paesi dei petrodollari. Oscar, hanno investito miliardi che devono promuovere il loro paese, no, ma non per lo sport. Sono d'accordo, ma scusate. Alla fine, quando si entra in un circuito, comunque, cioè, io pago il biglietto se io, appassionato, non ho contenuti a livello di gare, non vado a vedere la Formula 1 nel circuito e non vivo il circuito. Io mi ricordo quando ero bambino e andavo dentro il circuito, mi facevo tutti i negozi, mi compravo del merchandising, mangiavo, vivevo il circuito. Il non vivere il circuito, cioè se di 5 che siamo qui, di 6 che siamo qui, va solo uno e gli altri 5 il fatturato non lo fanno il circuito. Allora, attenzione, c'è anche da dire, Gianmaria, che Monza paga 22 milioni di euro la gara. Più. Monza deve cedere tutta la pubblicità che c'è sulla pista, salette, a Liberty Media, tutte le tutto. Salette hospitality le incassa Liberty Media, tutto il merchandising lo incassa Liberty Media, tutta l'aria che si respira lì la incassa Liberty Media. Monza organizza e ha sulle sue spalle tutti i costi di organizzazione del Gran Premio, 100 persone, ricavo biglietti. L'anno chiaro. Scorso ha fatto il record, ha preso 16 milioni più se o meno di biglietti. Se non altro con Liberty Media si dovrebbe un po' abbassare le frontiere che ha messo su, ha eretto Ecclestone, cioè il paddock, ad esempio Formula 2 l'anno scorso, GP3, il paddock era libero, uno poteva entrare anche senza pass, in teoria. No, ma Liberty Media, ma questo non risolve la situazione. No. Beh, dovrebbe un attimino, però. Dovrebbe, o sta facendo? Ha chiesto, dovrebbe portare gli spettatori un po' più vicini in modo tale che si. Però il concetto qual è? Che se tu mi tiri via i contenuti, cioè quel discorso che facevo io, cioè non riesci più a vivere, no. Cosa invece che fa la MotoGP. Per assurdo, sì, sì. Io sono l'animazione oggi intorno, certo. Sono molto più propenso ad accendere la televisione o andare a vedere una gara che dura 45 minuti, non un'ora sì, e 20, certo, come Formula 1, certo, ok? Certo. Sono molto più contento di andare a vedere una gara di MotoGP, perché comunque le matematiche del weekend sono molto chiare. Mi guardo la Moto2, mi guardo la Moto3 e capisco quelli che saranno i piloti del futuro e il main event. Col Formula 1 durante il weekend io faccio veramente fatica. Beh, in Europa c'è con GP3. Ok, no, Luca, no. Ragazzi, siamo fuori tempo. Al di là Luca. Del discorso sportivo. Stanno facendo il record. Perché il discorso sportivo c'entra, ma fino a un certo punto. L'Europa è un mercato automobilistico in contrazione, ok? Lasciamo stare i mercati arabi che sono piccoli, ma i soldi ci sono. I mercati dell'automobile sono da un'altra parte.
E questo chiaramente non depone a favore dell'Europa. Probabilmente gli automobile club europei avrebbero dovuto mettersi insieme, fronteggiare Berni, fare un fronte unico e parlare in maniera diversa, una lingua diversa. Certo. Adesso probabilmente è troppo tardi. Ci stanno scrivendo tantissimo anche i telespettatori da casa, non abbiamo il tempo per mandarli in onda tutti, ma questo argomento lo riprendiamo sicuramente. Ragazzi, complimenti, ma attenzione, in Formula 1 non guadagna nessuno, né Mercedes con 22 milioni di perdita, né una Ferrari con 101 milioni, penso di perdita, non lo so, ma io non conosco queste cifre in perdita delle varie squadre, ma che una Monza, una Silverstone o qualsiasi altro circuito che in Europa ha fatto storia debba chiudere perché la Formula 1 è diventata impossibile, antieconomica, mi sembra veramente la fine di questo sport. Andiamo in pubblicità e rientreremo perché abbiamo ancora MotoGP, ma poi Monza con il Gran Premio. Facciamo una piccola chicca sul argomento? Dopo. Con il giornalino la settimana è formato ragazzi. Su ogni numero un mondo di fumetti, giochi, curiosità, giornalismo per ragazzi, rubriche sulla natura, interviste ad attori e cantanti e ai grandi dello sport. Non perdere il giornalino. Chiedilo in edicola o nella tua parrocchia. Rete ortopedica in legno. Da 510 a solo 380 euro col super sconto del 25%. Ma qui, da MCA, dove trovate tutto per un riposo perfetto. Tantissimi materassi, reti ortopediche, più di 60 tipi di cuscini, biancheria, piumini e trapunte. Da MCA, dormire è la vita. E risparmiare non è un sogno. Tata mi ha chiesto di fare la pubblicità alle patatine, ma loro non lo sanno che io le conosco benissimo. Grazie, Remo. Che favola! Sono le classiche, prodotte con il metodo artigianale. Bravo, Jerry. Se vuoi fare pubblicità, devi conoscere tutti i segreti delle patate. Sì, vabbè. Anche come si pelano? Mi tocca. Sono il testimonial. Pata. Un piacere inimitabile. Bene, siamo usciti da un argomento che ci avrebbe richiesto un'altra trasmissione completa e forse anche di più. Voi state continuando a scrivere su questo argomento, vi garantisco che lo riprendiamo. Vediamo se c'è... Non dimentichiamo anche Imola, scrive un altro telespettatore. Effettivamente sì, non dimentichiamo anche Imola, costretta all'abbandono, Andrea Spinelli. È certo che se i contratti per avere la Formula 1 fossero stati da 10 milioni di euro, sia Monza che Imola avrebbero potuto continuare a rimanere nel calendario. E poi ci sono altri messaggi come questo. Buonasera, i circuiti in difficoltà economiche si devono coalizzare minacciando un ritiro collettivo in assenza di revisione dei costi. Bravo, bravissimo Luca. Credo sia Luca. Se ci fosse effettivamente una federazione di tracciati storici che insieme si coalizza, potrebbero fare forza, certamente, perché c'è Monza che paga 22 milioni, che ha una storia incredibile, inimmaginabile in termini di motorsport, e c'è un Monte Carlo che invece ha il suo gran premio gratuito perché è il gran premio principesco. Andranno tutti a vedere la Formula E? Andranno tutti a vedere la Formula E, no? Mi sembra ancora un po' troppo lontana. Io vado mentre a pescare. Quella che vedete alle mie spalle è stata una gara davvero bellissima. Il primo appuntamento agonistico dell'Eni Monza Circuit 2018, guardiamolo insieme. Anybody find me?
È stata una delle gare più belle ed emozionanti degli ultimi anni. Anzi, senza timore di smentita, possiamo affermare che il primo fine settimana di corse al Monza Any Circuit è stato un successo in termini di pubblico e di spettacolo in pista. Grazie alla prima prova del Blanc Pain edizione 2018, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fin dalle qualifiche, 60 minuti di emozione allo stato puro, con un picco di adrenalina che arrivava quando la bellissima e potente Mercedes AMG, affidata al turco Salih Yoluk, si intraversava all'uscita della variante Ascari, terminando la sua corsa sulle barriere esterne con un botto violentissimo che distruggeva l'avantreno. Macchina irrecuperabile, pilota incolume. Poi il colpo di reni della Ferrari 488 preparata dalla russa SMP Racing, che con il russo Aleshin, lo spagnolo Molina ed il nostro Davide Rigon staccava la pole position. La gara è stata un'emozione unica, a partire dalla spettacolare partenza con le 53 Gran Turismo attentissime a non gettare nella prima staccata una prova lunga 3 ore. La Ferrari conquista il comando con lo spagnolo Molina, mentre la Jaguar dello svizzero Fontana si prende la seconda posizione, precedendo nell'ordine il tedesco Engel su Mercedes, lo svizzero Niederhauser su Lamborghini Gallardo, il tedesco Christopher Mies sulla Audi R8 ed il portoghese Alvaro Parente sulla Mercedes dello Straccaresi. Nei primi giri le posizioni sembrano assestarsi, con la Ferrari di Molina che al comando cerca di allungare a colpi di giri veloci, senza però riuscire nell'impresa, dato che a pochi minuti dallo scadere della prima ora, tra la prima e la decima posizione ci sono solamente una ventina di secondi. La prima Virtual Safety Car consente a Engel di conquistare la seconda posizione sulla Jaguar di Fontana, mentre al 65esimo minuto della gara iniziano i cambi ed i rifornimenti, con il russo Aleshin che dà il cambio a Molina e la Ferrari 488 rientra in pista ancora al comando della gara, seguita dalla Mercedes, al terzo posto la Jaguar, quindi l'Audi e l'altra Mercedes, dove il tedesco Maxi Buch ha dato il cambio a Parente. Al 38esimo giro il colpo di scena che retrocede la Mercedes di Stolz dal secondo posto, in quanto in regime di Virtual Safety Car Engel aveva superato Fontana in modo irregolare. Intorno al 50esimo giro la Ferrari continua la sua marcia al comando della gara, con la Jaguar al seguito, terza la Mercedes di Buch. Dopo un'ora e mezza di gara le prime 5 vetture sono ancora racchiuse in appena 10 secondi. A questo punto è la Mercedes del tedesco Buch che rompe gli indugi, lanciando l'attacco prima la Jaguar per poi avvicinare pericolosamente la Ferrari, con la quale ingaggia un duello emozionante che dura diversi passaggi. Alle loro spalle è splendido anche il duello tra la Jaguar di Zaug, l'Audi di Ribeiras, la Lamborghini Huracan affidata a Caldarelli e l'Audi di Schottost. Allo scadere della seconda ora la Ferrari di Michael Aleshin deve cedere alla pressione della Mercedes di Maxi Buch, autore di un bellissimo sorpasso in parabolica, perdendo così la prima posizione. Quando le vetture rientrano in pista dopo l'ultima sosta ai box, la Ferrari, che ora vede al volante Davide Rigon, è costretta a rallentare per un problema meccanico al pedale dell'acceleratore. Così è la Mercedes a rientrare in pista al comando, con il tedesco Maxi Goetz che ha preso il volante al connazionale Buick, seguita dall'Audi numero 1 affidata al belga Van Thor, terza la Lamborghini che Caldarelli ha lasciato nelle mani dell'austriaco Engelhardt. A questo punto è il belga Van Thor ad incendiare il finale della gara, spingendo moltissimo, recuperando terreno sulla Mercedes al comando. Dyres Van Thor stacca per ben 2 volte il giro più veloce della gara, al 78esimo e al 79esimo passaggio. Si arriva così al doppio duello finale, quello per la vittoria tra la Mercedes e l'Audi e quello per il terzo posto tra Lamborghini e l'altra Mercedes di Burma. A pochi giri dalla fine i due di testa danno vita ad un duello per la vittoria che lascia tutti con il fiato sospeso fino a 3 passaggi dal termine, quando l'Audi, preso il comando, riesce a conquistare un leggero margine sulla Mercedes, mentre per il terzo posto la situazione è sempre più infuocata perché nel duello si inserisce anche la Jaguar dell'Emil Racing. L'ultimo sorpasso arriva ad un giro dal termine con la Mercedes di Burman che conquista il terzo posto sulla Lamborghini. Sotto la bandiera a scacchi è l'Audi R8 del team belga Audi Club a vincere una 3 ore di Monza che passa direttamente negli annali del Tempio della Velocità, tra le sfide più belle e combattute della sua storia leggendaria.
L'avevamo lanciato la scorsa settimana, in effetti il pubblico è arrivato, la passione ha risposto, le tribune sono state davvero affollate anche grazie alla bella giornata domenica scorsa, ma lo spettacolo non è mancato. Oscar, sei arrivato anche tu domenica. Questa è la medicina giusta per far capire ai ragazzi la passione del motorsport. Un prezzo equo, 15 euro oggi è come mangiare una pizza. Soprattutto l'apertura a tutti i paddock, a poter avvicinare i ragazzi ai protagonisti, le più belle macchine del mondo, le macchine che fanno sognare anche se le vedi fuori dal bar, le Ferrari, le Mercedes, le Lamborghini, le più belle macchine del mondo, sì. Soprattutto gare avvincenti a un prezzo giusto e porti la gente ci va. Non c'è niente da fare. Se invece fai una cosa, una casta in un angolo dove vedi un angolino che scappa, dove per muoversi ci vuole 600 euro di biglietto, dove le macchine devono stare all'arengario e prendere i pulmini perché, cioè, diventa tutto difficile. Uno certo. Con due bambini dice: ma sto a casa mia. Invece questo è la medicina giusta, Gianmaria, per avvicinare la gente allo sport. Ma io ho avuto la fortuna di correre l'anno scorso con il team HTP, con Mercedes, e devo dire che il coinvolgimento delle case a monte è incredibile, impressionante, perché davvero. Comunque giustamente, come diceva Oscar, ci sono le macchine tra le macchine più belle al mondo, se non le macchine più belle al mondo, e complice anche il monomarca Lamborghini che comunque ha dato spettacolo anche lì, super, sì, affollatissimo. Non abbiamo avuto il tempo di preparare il contorno di questo Blancpain, ve lo proporremo nelle prossime settimane. Una gara di Eurocup Formula Renault bellissima, una gara, cioè due gare di Eurocup e due gare di Lamborghini stratosferiche, ve le proporremo. Quindi un weekend di tanta adrenalina e appunto di sport. La passione viene da sé, perché nel momento in cui vedi così tante belle macchine tutte insieme è veramente qualcosa di unico. Ci sono diversi ex piloti di Formula 1, quindi comunque un po' qualche cenno storico, certo, c'è, qualche certo. Pilota di IndyCar, e poi tanti piloti professionisti. C'era Giancarlo Fisichella nel Blancpain, però non dimentichiamo che nel Lamborghini ha debuttato, ad esempio, senza grande fortuna, Fabien Vettel, che è il fratellino minore, 19enne, di Sebastian Vettel. Quindi anche nei paddock c'erano personaggi da conoscere, da vedere. Bartez, ma quando, in quale categoria? L'ex campione del mondo con la Francia, Bartez, che ora Bartez è l'ex campione del mondo con la Francia, il portiere della Francia. Sì, l'automobile ha qualche altro trascorso in meno, che sono la corsa di automobili. Però ti ripeto, quando vedi, da, poche corre, però. Da quando capita di vedere una categoria che la prima macchina entra, la prima Lesmo, e stanno uscendo le ultime dalla chicane, ma è impressionante, certo. È impressionante. Assolutamente sì. Dobbiamo però chiamare la pubblicità, perché siamo davvero in ritardo assoluto con questa sera, con le quattro ruote. Quando rientreremo ci tufferemo nella MotoGP. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere, in edicola soli 2,90€. Patatine pata metodo artigianale. Double crunch. Rosmarino, non posso resistere. Gustose, saporite, prodotte con il metodo artigianale, sempre croccanti. È per questo che le devi consegnare subito. E mi raccomando, veloce! Mi tocca, sono il testimonial. Pata, un piacere inimitabile. Con G-Baby crescere è un'avventura. Sfoglia insieme al tuo bambino il primo giornale della sua vita. Giochi, fiabe, attività, storie, personaggi. G-Baby, in edicola in parrocchia.
Ricordati, il venerdì alle 20.30 è l'ora di Linea d'Ombra, il talk show politico di Telenova. Confronti, dibattiti e interviste per capire meglio cosa succede in Italia e nel mondo. Politici e giornalisti, economisti e sindacalisti si confrontano sui temi più caldi del momento. L'economia e l'immigrazione, le riforme e la giustizia, le pensioni e le tasse. Grande interazione con il pubblico a casa, scrivi e telefona in diretta a Linea d'Ombra alle 20.30 al venerdì. Linea d'Ombra su Telenova e Telesubalpina. Qua, però... MotoGP, MotoGP, ovvero nel segno di Marc Marquez, che come era nelle previsioni non ha assolutamente sbagliato nulla, ha vinto alla grande questa che è la terza prova della stagione 2018. Vediamo questo servizio e poi ne parliamo. In America Marc Marquez ha spento le polemiche argentine spalancando il gas per conquistare l'ennesimo successo su una pista dove solamente lui riesce ad essere così performante. Il campione spagnolo è stato anche penalizzato a partire dalla seconda fila per aver ostacolato Vinales durante le qualifiche. Ma a nulla è servita la penalizzazione perché negli Stati Uniti Marquez è imbattibile. Lo sa anche Valentino Rossi, che ha sofferto con un quarto posto finale che lo ha visto alle spalle del suo compagno Vinales, secondo, ma anche dietro la Suzuki di un Andrea Iannone finalmente ritrovato, finalmente a podio, finalmente ritornato alle prestazioni di 2 anni fa. In casa Ducati Andrea Dovizioso con un quinto posto conquista la testa del mondiale, offrendo così l'unica soddisfazione alla casa di Borgo Panigale che in America sembra aver smarrito definitivamente lo spagnolo Jorge Lorenzo. MotoGP con tanti argomenti, a partire da quell'indisciplinato di Marc Marquez che poi mette tutti d'accordo spalancando il gas e via, non se ne parla per nessuno, non ce n'era per nessuno. Domenica ha vinto alla grande, Oscar. 6 vittorie su 6 partecipazioni a Austin. Cosa devi dirgli? Ha fatto il disco letto, anche qui l'ha messo in terza fila, altrimenti era una pole l'ennesima, ma qui se seconda partiva fila. Se partiva anche in ultima fila non sarebbe cambiato niente, vinceva lui. Niente, cosa devi dire? Quando hai uno così forte in questi posti, l'Honda quest'anno sembra imbattibile perché ha vinto Clutch, cioè è lì. Quindi onore al merito, cioè questo qui veramente qua è imbattibile. Speriamo Geras la prossima, se no. Ecco, Gianmaria ha detto Oscar, qua è imbattibile. È un Marquez che comunque è cresciuto molto quest'anno insieme alla sua Honda, oppure questo è un tracciato molto particolare che non fa storia per il resto del campionato? Quando sei un fenomeno hai poco da crescere, questo l'ha dimostrato alla prima stagione e appunto le sue 6 partecipazioni non è la stessa moto di 6 anni fa, chiaramente, quindi ogni anno quando arriva qui il circuito ha tutta quella parte di esse che con le macchine da corsa è difficile, con la moto ancora di più. È ovvio che la sua velocità di reazione nei transitori tra il destra e il sinistra è unico, a detta di tutti, quindi questo circuito accentua ancora questa fase di destra e sinistra e quindi poi lui la manetta la sa tenere aperta, spalancata. E si sapeva, cioè, ha dominato alla grande e soprattutto il suo arrivo al rallenti, voluto chiaramente, ha dimostrato ancora la sua netta superiorità. Luca, è ritornato Iannone. Sì. Così. Beh, importante. È stato un colpo di scena che non si ripeterà più, oppure? Speriamo di no, perché quello che deve dare è un po' di consistenza con i risultati, che è una delle cose che gli è mancata la stagione scorsa. Se andrà avanti di questo passo, magari riuscirà a fare anche una stagione migliore della scorsa. Insomma, penso sia un ragazzo che in questo momento debba dimostrare di essere maturato, perché è arrivato a un punto anche della sua carriera nella quale deve fare il salto di qualità.
Marquez non gli puoi dire niente, hai visto anche durante le prove, ha ostacolato volutamente Vinales e come dice Valentina poi alza il braccio e si scusa e passa tutto, no, magari non passa tutto, quello è un fenomeno. Iannone però secondo me anche in questo momento in cui il resto della parte italiana nella MotoGP sta andando un pochino con la marcia tirata, parlo della Ducati, può essere importante, può essere importante. Alessandro, in casa Yamaha, un secondo posto per Vinales, Valentino un po' sottotono? Direi di sì, anche se la gara non l'ho vista perché ero a Monza, però direi di sì, anche dopo le polemiche che ci sono state con Marquez, devo dire che insomma... Non vorrei dire però un po'. Ha deluso un po' le aspettative, Oscar. Il suo corso. Come mai? Dipende quali erano. Io qui non pensavo mai a una Yamaha vincente, anzi, io avevo pronosticato, se ti ricordi, Marquez alla grande. Sì, però quel signore lì. Avevo pronosticato e le Ducati sul podio, perché col dritto che c'era invece ho sbagliato tutto. Però ti ripeto, sembra in leggera risalita, adesso si va a Jerez dove l'anno scorso è stata la debacle assoluta della Yamaha, però addirittura ridicoli, però sembra che abbiano un asfalto nuovo, quindi vedremo, c'è un pallido tentativo di tornare perché Vinales a un certo punto era, certo, secondo me Marquez stava amministrando, però è stato parecchi giri a 3 secondi e il distacco non cambiava. Dipende se quello che aveva ancora un pezzettino. Chiusa secondo voi la storia in rosso di Lorenzo con questa gara? O è ancora troppo presto perché siamo solo al terzo campionato della stagione? Sì, siamo al terzo campionato della stagione e poi ci sono tutti quelli dall'anno scorso. C'è stato spiegato. No, devi prenderla in mano. C'è stato spiegato per tutto un anno che comunque era presto. Ragazzi, stiamo parlando di un campione del mondo, non stiamo parlando di un ragazzino che. Io mi rendo conto che la Ducati sia una macchina, una moto difficile da guidare, però ragazzi è in mano 5 volte campione del mondo. No, pagato. Preso per vincere il mondiale. Sì, però... Preso per vincere il mondiale, ma pagato questo, più di Marquez, già del pagato, preso per prendere il mondiale, o hanno preso tutti un grande abbaglio, o lui in un momento della sua carriera che ci può essere di appannamento, però così lungo? Mi sembra che forse qualche conclusione vada tirata in questo momento. Ma non solo, c'è anche il problema Dovizioso che gli hanno fatto una proposta e l'ha al momento accantonata, rifiutata. Allora sicuramente il clima generato da Lorenzo, dalle non performance di Lorenzo, infuoca il box. Chiaramente, giustamente Dovizioso l'anno scorso ha fatto un capolavoro, vice campione del mondo, dice scusate mi date quello che mi date, che avete riempito d'oro ovviamente Lorenzo, ho dimostrato che valgo, sono un uomo squadra, sul giro vado più forte, in gara nei momenti decisivi sono l'unico che ha dimostrato di poter battere Marquez, perché così è stato, sì. L'ha dimostrato ancora quest'anno, che cosa volete ancora, cioè che cosa devo dimostrare ancora oggi? Questo è secondo me, cerco di interpretare il pensiero. E comunque di, è sempre più veloce e più affidabile. Da qui giustamente gioca al rialzo, perché è ovvio, è una fase della sua carriera dove comunque non è più giovane, non è vecchio, non è giovane, però giustamente cerca di guardare il futuro, deve capitalizzare tutto l'investimento suo personale e i rischi che ha preso fino a questo momento qua per far andare forte la Ducati. Io vedo la Ducati come un'estensione di Andrea Dovizioso, di un grande lavoro fatto da Dovizioso per renderla comunque la terza potenza del campionato. Io capisco perfettamente Dovizioso, allora, sì. Il suo atteggiamento, perché è comprensibilissimo e ha ragione. L'unica cosa che mi spaventa un po', non capisco quali eventuali alternative possa avere. Allora, ci stanno scrivendo tanto anche da casa, anche su questo argomento, e vi ringrazio tantissimo. Allora, dirigenza Yamaha penosa, sostenere che Marquez abbia volutamente danneggiato Vinales nelle prove, ridicoli, un secondo al giro più veloce, questo è il pensiero. Una Yamaha nella sua dirigenza che era stata criticata molto anche per l'atteggiamento tenuto in Argentina nei confronti di Marquez, che si è andato a scusare, anziché un dirigente Yamaha rispondere.
chiudere è stato l'amico di Valentino Rossi, che lo ha praticamente cacciato dalla squadra, e questo è stato se la Ferrari criticato. Caldo, no? Se la Ferrari è la Formula 1, Valentino è la MotoGP, punto. Quindi è ovvio che è l'imperatore. Anche perché se prima o poi sì, no, sicuramente a un certo punto dovrà però l'atteggiamento è stato quello del padrone di casa, sì. Quindi, ma poi Yamaha non credo abbia qui fatto reclamo perché hanno ostacolato Vignales in qualifica, eh? E comunque è stato ostacolato, ragazzi, cioè, esatto. Lui sarà stato velocissimo, su questo non ci piove, ma in quel giro l'ha ostacolato. Sta arrivando forte, tu vai piano, in quel giro l'ha ostacolato. C'è sempre un piccolo problema, allora, in moto poi, se ti tocchi ti fai male, sì. Quindi se tu stai rallentando togliti la traiettoria. La speranza, ragazzi, per Rossi di vincere il decimo titolo? Ma no, due ma anni no. Fa. No. Assolutamente zero? Ma si tiene vivo il personaggio perché fa bene a tutto il movimento. Cazzo, esatto. Lui corre, corre con questo Oscar, vero. Allora, devo dire che è arrivato quarto ed era attaccato al secondo e al terzo. Non era certo. Ovvio, Marquez ha una marcia in più, nessuno glielo può. Ma chi è dietro da due anni rispetto alla Honda, ragazzi, non c'è discussione. Io penso che gli ultimi tre anni di Valentino sono stati forse i più belli della sua carriera, e ogni anno riesce a migliorarsi e ad aggiornarsi come stile di guida, perché adesso piegano almeno 10 gradi in più rispetto a 5 anni fa, quindi stile di guida totalmente differente. Marquez è migliore riesce a interpretare le gomme nel miglior modo possibile, e questo Valentino l'ha patito, però ha anche sopperito a quel certo, gap. Oggi gli ultimi 3-4 giri Valentino fa fatica perché ha le gomme che sono veramente la frusta, e secondo me è il vero tallone d'Achille. Non è una performance di Valentino se non quella della gomma la sua si deteriora prima degli altri, anche il suo peso, perché ragazzi dobbiamo anche non c'è come in campionato delle macchine il peso pilota mezzo. Assolutamente sì. Tu hai un pilota come Pedrosa che pesa 45 kg bagnato, che comunque incide sulla gomma in modo diverso rispetto a Valentino. Certo. Che è più grande. C'è anche chi sostiene che vogliono penalizzare Marquez, altrimenti il mondiale si chiude ad agosto. Prima era tutto permesso. Sostiene chi? Lo sostiene Milano. Direi che in Argentina non l'hanno appena. È un'opinione anche questa. Beh, l'anno scorso è stato un bel campionato, c'è l'outsider Ducati, cioè è stato veramente bello. E da appassionato, cioè, ho fatto carte false per vedere ogni singolo minuto, addirittura guardare le qualifiche, cosa che io non avevo mai fatto nella MotoGP. Quindi sembra una sciocchezza, però come me tanti altri appassionati. Sì. Una parola su Iannone. Sì. Su Iannone. Iannone deve, come ha detto giustamente Luca, confermarsi, perché una rondine non fa primavera, anche perché lui veramente deve tenersi aggrappato quel posto, perché se non sta in Suzuki, non lo rinnovassero, finisce a mendicare Aprilia, posti di secondo piano, e bastano un paio d'anni sei finito nel dimenticatoio, perché i top team, le tre squadre importanti, Honda, Ducati e Kawasaki, gli sono precluse. Deve fare un finale di stagione per meritarsi il rinnovo, altrimenti rischia davvero di sparire. Il talento ce l'ha, perché quando hanno scelto Dovizioso al posto di Iannone, sbagliando, io ho detto no, l'uomo per eccellenza, muscolare, cattivo per la Ducati e Iannone, non Dovizioso, e mi sbagliavo. Adesso deve confermarsi, però. Assolutamente sì. L'ultima impressione che diamo, che arriva da casa, è questa, prima di dare la parola alla pubblicità: Valentino Rossi deve salire su una Honda per vincere. Sì. Questo è un'altra considerazione. Avrebbe vinto di più. Andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo per fare i pronostici di Baku, ok? G-Baby, crescere è un'avventura. Sfoglia insieme al tuo bambino il primo giornale della sua vita. Giochi, fiabe, attività, storie, personaggi. G-Baby, in edicola in parrocchia.
È in edicola il nuovo numero di Famiglia Cristiana, il settimanale al servizio della famiglia che garantisce un'informazione onesta e coraggiosa, con articoli, inchieste, approfondimenti, ispirata ai valori essenziali della verità, della giustizia, del rispetto, della dignità di ogni persona. Famiglia Cristiana ha cura di stare sui fatti e di rispondere agli interrogativi sempre nuovi posti dagli scenari della vita e della società. Lo fa con l'attenzione e lo stile dovuto a quel supplemento d'anima che caratterizza da sempre le sue pagine. Anche questa settimana su Famiglia Cristiana, in edicola e nella tua parrocchia. Proverbio squisito. Settantesimo Palzola, mina mangi una cariola. Settantesimo Palzola, 70 anni davvero squisiti. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere, in edicola soli 2,90€. I tesori della terra. Le antiche ricette tramandate di generazione in generazione. Panorami mozzafiato nel regno della natura. Le quattro stagioni colte nel loro splendore da un esperto quale Stefano Cantiero. Vie Verdi, sabato alle ore 23 su Telenova. Eccoci nuovamente insieme. Allora, guardiamo intanto il cartello che ho messo che ho fatto preparare dalla regia. La regia immediatamente ce lo lancia. Guardate le strategie di gara per Baku. Quindi la scelta di Hamilton, la scelta di Bottas e la scelta di Vettel e la scelta di Raikkonen. Le scelte della Ferrari sono molto importanti, molto decise, molto guerriere, molto orientate all'attacco. Che cosa ne pensate? Chi è che mi dà, diciamo, Luca? Che la Ferrari è una macchina che gestisce molto bene i pneumatici, quindi sì, si porta sulle Ultrasoft, che sono le gomme. Abbiamo 10 treni per i due piloti Ferrari e poi ovviamente una piccola differenza tra Vettel e Raikkonen per quanto riguarda la super soft e la soft. Beh, la strategia del 50% più super. Però è la gomma per eccellenza, diciamo, treni, che sarà quella, perché è un circuito stradale, quindi avremo anche un diviso tipo di asfalto, un abrasivo di quello che c'è sulle altre piste. E ovviamente poi sarà importante anche, l'abbiamo detto prima, il vento sul rettilineo, perché quello è molto molto importante, ce ne sarà tanto a favore, anche l'aerodinamica ne risentirà, in maniera di carico sicuramente, poi di velocità di punta sarà anche determinante il fattore vento, che tante volte vengono presi in giro quando ne parlano anche gli ingegneri, però in realtà è importante su questo circuito. Quanto sarà importante su questa pista guadagnare la prima fila o comunque arrivare in prima fila, partire dalla prima fila? Beh, come tutti i buoni circuiti cittadini è determinante, però guardando lo schema delle gomme, Raikkonen è l'unico che ha le super soft, quindi è molto confidente in se stesso. Le cose sono due: o effettivamente secondo pilota va bene così, o se no potrebbe fare la differenza. Lui è molto bravo nella gestione delle gialle, l'ha dimostrato e nelle lui sue ha interviste. Dichiarato anche oggi in conferenza stampa che con le Pirelli di quest'anno si trova sì, proprio lui è molto, a suo molto bene. Già prima era una la cosa scelta di Hamilton. Cosa dice? Dice che logicamente teme di avere un problema di blister in più degli altri. Sì. Primo, e secondo, sa che la Mercedes con le gomme dure e quindi la scelta che ha fatto qual è? Conservativa? Che scelta conservativa ha fatto? Si è tenuto un set in più e un set meno di Ipersoft, perché la Mercedes finora ha dimostrato che con le gomme dure è la più veloce di tutte. Sì, ha tenuto un set. Bottas ha giocato un po' di più sulla Supersoft, esatto, rispetto ad Hamilton. Insomma. Calcolando che non, allora, quando se tu monti gomma morbida, perché pensi anche di fare tanti sorpassi, in questo caso il circuito non ti permette di fare tanti sorpassi. È solamente rettilineo. Difatti la scelta di Raikkonen è, secondo me, quella, esatto, più azzeccata. Guarda, così ovviamente vedrei Hamilton e Raikkonen in base alle gomme. Hamilton si è tenuto un set duro, secondo me, visto Vettel e visto le cervellate degli ultimi Gran Premi, dice: mi succede una safety car, metto le gomme dure e finisco, perché la Mercedes, ripeto, con le gomme dure è molto veloce. Eh sì.
È la mescola, o sulla carta, tu fai, è la mescola che predilige, ovviamente ha sempre quella limitata, esatto, utilizzo che va un po' se al mi limite. Capita una sorta di cara a metà gara, metto quella e finisco. Alessandro, tu cosa ne pensi? Ma direi che comunque in questa pista vedo molto avvantaggiata la Mercedes. Molto avvantaggiata la Mercedes. Allora, andiamo, io vi ho fatto vedere le gomme, vi ho fatto notare quelle che sono state le strategie messe sulla carta da parte delle squadre di ogni singolo pilota, proprio per arrivare a determinare la vostra scelta, il vostro podio per quanto riguarda la gara di Baku dell'Azerbaijan. Allora, partiamo... Stessa scelta di no, aspetta, sì, sì, partiamo da Luca Dal Monte. Allora, no, anch'io penso che sia un circuito favorevole alla Mercedes, però in settimana sono stato ripreso da un nostro telespettatore che mi ha detto che siamo troppo duri contro, nei confronti di Vettel. Anzi, lo saluto e dico che l'ho incontrato questa settimana a Milano. Quindi io dico Vettel primo, Hamilton secondo e direi Ricciardo terzo. Così rendiamo il mondiale ancora più interessante. Bene, bene. Ci stanno arrivando anche i vostri podi, mandateceli i vostri podi, avete ancora qualche minuto per poterceli mandare. Sentiamo invece il podio di Gianmaria Gabbiani. Hamilton, Raikkonen e una Red Bull, calcolando che la strategia di gomme di Ricciardo e Verstappen è la stessa, magari Verstappen va un pochino tara... un pochino meglio i suoi spazi e non cannona nessuno, quindi potrebbe essere Verstappen. Oscar Berselli. Hamilton, Vettel, Raikkonen. Hamilton, Vettel, mi state Raikkonen. Facendo fare bella figura con il nostro telespettatore, sono l'unico che ha detto Vettel. Hamilton, avete fiducia che finalmente arriverà il primo successo. Alessandro. Io dico Hamilton. Verstappen e Ricciardo. Hamilton, Verstappen e Ricciardo. Luca Ferrari. Io dico... ti dico solo che chi si è seduto su quella sedia quest'anno tranne me hanno indovinato tutti. Le hanno indovinate quasi tranne tutte. Me però. ma io vedo anch'io una lotta Hamilton-Vettel, però sinceramente non lo so. Spero una vittoria di Hamilton perché almeno si ravviva un po' il mondiale, lui si carica un attimino. E poi vedo Vettel, sì, lottare per la vittoria quindi secondo, poi ci metto Verstappen che spero si riprenda, quindi possa finalmente trovare la giusta taratura della gara, finalmente. Solo io vedo Raikkonen sul podio. No, io non lo vedo. Non lo vedi vittorioso? Terzo. Chi ha messo? Terzo Raikkonen, perché poverino terzo? Perché secondo me Vettel e Hamilton, se non hanno guai, vanno più forte di Raikkonen. A Raikkonen la possibilità di smentire, certo, il nostro Oscar Berselli. Secondo me. Bene, detto questo, vediamo se c'è qualche podio da parte vostra. Yeah. Vabbè, c'è qualcuno che si vuole divertire, però adesso vi faccio vedere anche perché. Innanzitutto questo podio mi sembra... diciamo che rappresenta più o meno quello che ha detto lo studio. Hamilton, Verstappen mettono in seconda posizione, quindi si riprende anche Max, e la terza posizione per Ricciardo. E poi c'è un altro appassionato che credo sia appassionato, perché adesso ve lo faccio vedere, dice sostanzialmente Vettel. Eccolo qua, vediamo. Hamilton. Vabbè, noi risponderemo con Vettel. Vedremo chi vincerà. Buon Gran Premio a tutti e naturalmente noi ci ritroveremo qui giovedì prossimo con l'analisi del Gran Premio, di tutti i fatti che emergeranno naturalmente dalla pista di Baku e altro ancora, perché un contorno a Monza, lo abbiamo visto al Blancpain, è stato davvero estremamente divertente e molto interessante. Ve lo proporremo la prossima settimana. Ciao a tutti, buonanotte. Alta i ladri. È arrivato Eco 3 Top.
quando la sicurezza è indispensabile per la protezione della tua casa e la serenità dei tuoi cari. Eco 3 Top, il geniale e rivoluzionario cancelletto di sicurezza per la tua casa. Sicuro, inattaccabile, elegante, confortevole, certificato in classe 3, anti-effrazione. Eco 3 Top è sicuro, con una costruzione geniale e rivoluzionaria, con ampi spazi fra le ante e il telaio, dove è praticamente impossibile ogni tipo di effrazione con leve o piede di porco, con serratura a doppio pistone, avente corsa 35 mm e 18 mm di diametro antitaglio, con cerniera scomparsa completamente incassata nell'anta e nel telaio perimetrale, con snodo brevettato incassato nel telaio per una maggiore sicurezza ed eleganza, ineguagliabile. Eco 3 Top è inattaccabile e unico. Dotato anche di un rivoluzionario impianto d'allarme, eviterà ogni tipo di effrazione da taglio o sfondamento, segnalando ogni tentativo di scasso e anche l'eventuale mancata chiusura della serratura. Una doppia sicurezza, cancelletto e impianto d'allarme insieme. Due mezzi di difesa estremamente affidabili, in un unico sistema di sicurezza, al prezzo di uno. Perché spendere il doppio? Eco 3 Top è elegante, realizzato con un design semplice e piacevole, non ostacola eccessivamente il passaggio di luce. Oltre alla massima sicurezza e resistenza, dona anche eleganza alla vostra casa. Eco 3 Top è confortevole. Grazie alla zanzariera integrata in uno spazio ridotto di soli 70 mm, aumenterà il comfort della vostra casa, difendendovi anche da insetti e zanzare. Eco 3 Top è economico, ad un prezzo sbalorditivo. Con un prezzo estremamente conveniente, vi permetterà di proteggere la vostra casa con la massima sicurezza ad un prezzo accessibile, pari a quello di un comune cancelletto privo di certificazione e garanzia. Perché Eco 3 Top è molto più di un semplice cancelletto. La sua tecnologia d'avanguardia, unita ad uno straordinario impianto d'allarme di ultima generazione, sono un sistema di difesa estremamente affidabile. Una doppia sicurezza al prezzo di una. Perché spendere il doppio? Con Eco 3 Top, la sicurezza per la vostra casa non è più un lusso. Contattateci per informazioni, per un preventivo gratuito o venite a trovarci nei nostri showroom, dove vi renderete conto che con Ferrinox la sicurezza è di casa. Con Eco 3 Top, doppiamente sicuri, doppiamente soddisfatti. Questo programma è offerto da... Ben ritrovati con questa bellissima musica di sottofondo. Siamo prontissimi a catapultarci in questa trasmissione che veramente è dell'incredibile. Con grande piacere quest'oggi torneremo a parlarvi di una serie che è veramente la più longeva a livello nazionale del karting. Vi sto parlando di Kart Sport. Pensate, ben 30 anni di attività. Di recente le nostre telecamere si sono dirette in quella di Franciacorta per seguire il terzo round stagionale. Ci saranno tantissime immagini in questa puntata, tantissimi contributi, molti ospiti. Prima di andarveli a presentare però devo salutare la mia direttrice di gara di fiducia, Miriana Parlato. Ciao Ricky, ciao a te, ciao a tutti quanti a casa. Sempre onorata io di avere questi titoli così importanti, direi, grazie. Assolutamente. Allora, cara Miri, devi sapere che se si parla di kart sport, non può mancare qui oggi, naturalmente, all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia, il numero uno della kart sport circuit, Paolo Bau. Ben ritrovato, Paolo. Ciao a tutti, grazie.
Come stai? Bene, molto bene, grazie. Bene. E oggi, cara Miri, abbiamo anche presenti due piloti che animano i weekend della Car Sport. In primis vi vado a presentare un driver impegnato nella Junior Tag. Abbiamo con noi il veloce Filippo Ziccardi. Ciao! Grazie, buonasera. E di fianco a te un pilota che corre con le marce nella classe, diciamo, regina di questo campionato. È qui con noi Alessandro Cappello. Ciao, ciao Alessandro. A tutti amici di GoKart TV. Ciao. Bene Paolo, io vorrei iniziare da te. Una serie Kart Sport anche in questo 2018 che si è presentata colma di piloti. Vuoi spiegarci, scusate, come viene composto il campionato? Ma questo campionato nasce da un'idea, quella di coprire varie aree del nord Italia e suddividendole poi in due separati campionati, area nord-ovest e area nord-est. Bene. Beh, quindi una serie che, come andremo a scoprire durante il corso di questa trasmissione, è veramente...